Buon pomeriggio, good afternoon, everybody. My lesson and the function of chemical contaminant in quality of fish products. Okay, let me do it. I studied the cycle of the water and the transport of the contaminant in the water, in particular the in solution and suspension of the transport of the water and the contaminant. In the first 7 years, I studied different contaminants in groundwater and in surface water in University of Perugia and the CNR in Perugia. And in this moment, I researched in CNR in Ancona and the contaminant transport cost to the sea. In this lesson, una review of my research in these topics. All right. One, my spoke in English is very bad, okay? Because, quindi I the slide in English, but I spoke in Italian. Sorry for that, but this is the best solution for me, okay? The presentation, the lesson, include many papers for the discussion of the topics. In this lesson, four topics, okay? Quattro argomenti andrò a trattare. Dispersion of the Adriatic Basin, description of the Adriatic Basin, in minor oceanographic process, nutrient, the recent of the sea and the river, organic contaminant and the dispersion in the sea, for example, polycyclic aromatic carbons, pesticides, metal and other. For the accumulation of chemical contaminants in the sea, in marine organisms. The hydrographic basin of the il bacino idrografico dell'Adriatico è così ben rappresentato. Abbiamo sul versante italiano tutta la parte dell'Appennino, tutta la parte appenninica che si congiunge con le Alpi e poi nella parte orientale tutta la catena balcanica e le Alpi albanesi. Tutta quest'acqua che precipita nel bacino idrografico viene raccolta dai fiumi e tramite i fiumi arriva nel corso d'acqua principale che è il nostro mare Adriatico. Quindi noi andremo a considerare, parlando di mare Adriatico, di questo insieme di acqua dolce proveniente dai fiumi, l'interfaccia tra acqua dolce e acqua salata e il nostro mare. Quindi vedremo anche tutto quello che comporta questa completezza di attività. Per intenderci, la prima cosa importante, che penso sappiate ma la voglio rimarcare assolutamente, è il fatto che la quantità di acqua che viene misurata alle foci dei fiumi è qui rappresentata da questo grafico, da questa curva, dove se andiamo a considerare nei 12 mesi dell'anno, da gennaio a dicembre, l'andamento è in questo modo, ossia la parte invernale è ricca di acqua. Abbiamo un punto massimo ad aprile perché oltre alla pioggia si aggiunge lo scioglimento delle nevi delle nostre Alpi e poi un periodo di secca durante il periodo estivo e l'autunno che ritorna caldo. Questo vorrei che rimanesse abbastanza in mente questa cosa perché dopo ci ritorna utile. Questo effetto dei fiumi lo andiamo a osservare da questa immagine da satellite, dove noi vediamo che la colorazione del rosso, del tono del rosso, indica una concentrazione, dal viola al rosso, indica una concentrazione. È la concentrazione della clorofilla, ossia il pigmento verde che è nel fitoplancton. Come potete notare, l'intensità maggiore ce l'abbiamo lungo il versante italiano, esattamente in corrispondenza di tutto quello che il bacino idrografico sta immettendo in mare. Di contro, nella zona orientale, ci sono grandi fiumi albanesi che nell'insieme, i fiumi albanesi, hanno una portata che è la metà
del solo fiume Po. Quindi ha una portata molto importante per tutto il versante orientale dell'Adriatico. Poi dopo da questa immagine ci torneremo sopra per capire bene l'effetto di circolazione. Un altro effetto, un altro effetto molto importante nell'Adriatico sono i venti. In particolare due sono i venti che condizionano tutto il bacino e creano dei effetti molto importanti. Sono la bora, che soffre da nord-est, e che è un vento freddo, prevalentemente invernale, che viene perpendicolare alla nostra costa italiana, alla costa orientale, perpendicolare. E quindi è un vento che percorre per breve tempo il nostro Adriatico, ma che ha un effetto, come abbiamo visto questi giorni fuori, molto importante, perché noi oggi osserviamo il mare che è marrone. Okay? È marrone per questo motivo, perché la bora, arrivando con forte intensità sulla costa italiana, sulla costa orientale, crea questo rimescolamento. Il rimescolamento crea il colore marrone che è dettato dalla risospensione dei fanghi, dei sedimenti. L'altro vento è il vento da sud, lo scirocco, che dice, contrariamente al vento di Bora, è un vento caldo e soffia per tutta la lunghezza del mare Adriatico ed ha un effetto totalmente diverso da quello dell'Adriatico, e noi lo conosciamo, la bora, perché va ad incrementare l'effetto dell'acqua alta in laguna di Venezia, perché soffiando per tutta la lunghezza rallenta il deflusso verso sud dell'acqua. Quindi questi due eventi determinano con grande intensità, con grande energia, la circolazione superficiale del mare Adriatico, che qui la vediamo in maniera sintetica. La circolazione superficiale è regolata da quei venti che abbiamo visto, ma c'è un fattore in più, questo che vedete in basso, il mappamondo che ruota. La rotazione terrestre sul proprio asse crea una forza gravitazionale, una forza di Coriolis, che da chi è definito l'equazione, che tende a spostare la forza centrifuga verso l'esterno, sull'emisfero nord in senso antiorario, e quindi le nostre correnti vanno in senso antiorario così, sull'emisfero sud al contrario in senso orario. Però noi ci interessa il nostro Adriatico, per cui l'effetto Coriolis di rotazione dell'asse terrestre, della Terra sul proprio asse, crea questa circolazione, crea una forza che determina la circolazione in Adriatico, dove sul versante orientale l'acqua entra dal stretto di Otranto, sale lungo la costa croata e poi in vari punti, in vari momenti, a seconda poi di una serie di complicazioni dovute anche all'effetto del vento, si sposta verso il versante occidentale, cioè verso la nostra costa italiana. E di qua scorre da nord verso sud e esce dall'Adriatico. Quindi la circolazione superficiale dell'Adriatico è questa rossa che vedete. Perché vi ho fatto vedere di nuovo l'immagine da satellite? Perché adesso è ancora più chiaro che tutto quell'input fluviale che esce dai nostri fiumi scorre in questo modo, ossia sul lato italiano prevalentemente scorre da nord verso sud, sul lato orientale da sud verso nord. Poi ci sono dei gyri, dei punti dove ricircola questa corrente, perché le correnti superficiali dei venti condizionano il movimento superficiale dell'acqua. Lo vediamo ancora meglio. Io vi ho messo sotto tutta una serie di pubblicazioni dove potrete approfondire i numeri che portano a queste considerazioni, cioè i dati. Penso vi possa interessare per la questione dei dati. La linea che vedete qui blu
rappresenta le acque di fondo. Allora, in questi giorni, questa bora che sta tirando, soffiamo questa bora, che effetto fa? Fa che, come abbiamo visto, è da est verso ovest, quest'acqua che viene interessata dalla bora si raffredda. Calando di temperatura, l'acqua aumenta di densità mantenendo la stessa salinità, quindi si approfondisce, cioè aumenta di densità, scende sul fondo e crea delle correnti sul fondo, acqua più densa. Ma perché si creano delle correnti sul fondo? È facile spiegarlo se voi osservate, spero che si veda bene la gradazione dei colori, sì, di colori. Qui abbiamo un celeste che piano piano aumenta l'intensità di colore fino al blu intenso. Sulla parte celeste, nord di fronte a Venezia, di fronte a Trieste, a nord del Po, la batimetria media è di 30 metri. Scendendo, questa linea azzurra segna la batimetria di 50 metri, scendendo ancora di fronte a Pescara, qui nel Midal Adriatico, abbiamo una batimetria di 270 metri, per arrivare di fronte a mare al sud a 1250 metri. Quindi dovete considerare l'Adriatico, visto la sua lunghezza, come un piano inclinato. E pensate che se lasciamo una pallina su un piano inclinato, questa rotola, perché per gravità. La stessa acqua densa che si forma qui, ossia come si forma? L'acqua che esce dai fiumi che abbiamo visto questa acqua qui, incontrandosi con la bora, si raffredda, aumenta di densità, piano piano scende sul fondo. Sul fondo incontra l'inizio di questo piano inclinato e quindi inizia a scendere. Da che parte scende, se voi osservate la linea blu? Scende dal lato italiano, sempre per il rispetto della forza del Coriolis, che tende a spingere verso il senso antiorario. Quindi le correnti di fondo, che si formano prevalentemente, ma non solo, prevalentemente sul nord Adriatico, creano questa corrente che adesso la faccio vedere più in dettaglio. Perché vi immaginate questo sistema adriatico di piano inclinato. Quindi su questa zoom, che lo trovate in quell'articolo in maniera dettagliata, quest'acqua blu, che è questa, okay, scorre sul fondo, scende secondo la pendenza e mano a mano, aumentando la pendenza da costa verso il centro dell'Adriatico, si spinge sempre verso il centro dell'Adriatico. Arrivando in questo punto, essendo la pendenza in questo senso, oltre che in questo senso verso sud, sembra che la corrente torni indietro, come è meglio rappresentata su una 2D anziché una 3D. Torna indietro, ma in realtà non è che torna indietro perché per un motivo strano, per la forza del colorio o per qualsiasi altra cosa. Ritorna indietro in questo modo, semplicemente perché la pendenza va in quel livello. Infatti, questa zona qui, del Medio Adriatico, che è questa qua, che vi ho detto sono 270 metri di profondità, vengono chiamate Mid Adriatic Depression, perché sono delle depressioni, delle fosse, dove il fondo del mare crea come dei avvallamenti. Pensate a un lago in terra dove raccoglie dell'acqua. In questo caso è la stessa cosa. Poi dopo la stessa acqua densa precipita fino a raggiungere la massima profondità e poi dopo ci sono una serie di altre dinamiche per cui segue altri percorsi di cui non ci interessa, diciamo, in questo momento sulla presentazione che vi voglio fare. Adesso vi spiego con dettaglio cosa succede a quest'acqua che è entrata in questa depressione, Middle Adriatic Depression, e cosa può succedere a quell'acqua che trasporta particelle solide che vengono dal nord Adriatico di fronte al Po e vanno a finire in queste depressioni qua. Allora noi sappiamo che il vento di bora non tira tutto l'anno, ci sono alcuni periodi che tira di più, tira di meno, in particolare è adesso in inverno pieno e qualcosa anche in fine estate.
Ma questi eventi di Bora hanno delle che tira che spira adesso a febbraio o a ottobre, hanno degli effetti diversi e vorrei che questa cosa che la Bora tira in due momenti precisi ve lo ricordiate, perché stavo facendo, ne capiremo i motivi. Allora, immaginatevi questo catino, no, questa riga azzurra rappresenta questa sezione, ok? Quindi immaginatevi Mid Adriatic Dense Water, questo verde, Mid Adriatic Deep Dense Water, la sigla sta indicando, trovate tutto scritto in quel paper, in questo paper qua, lo trovate tutto in dettaglio molto più di quanto lo sto spiegando. Che succede allora? Noi abbiamo in queste fosse del Medio Adriatico dell'acqua che sta lì sul fondo, è un'acqua detta densa perché è la più pesante di tutta l'acqua che sta sopra la colonna d'acqua e sta lì ferma perché è densa. Quando arriva l'acqua densa che si è formata adesso, a febbraio, nel nord Adriatico, laggiù arriverà più tardi, che ci impiega un tempo per raggiungere il medio Adriatico, impiega del tempo. Solitamente arriva verso maggio, giugno. Quindi noi abbiamo quest'acqua dentro questo fosse mid Adriatic Depression, eccolo qua. Ma man mano che arriva quest'acqua azzurra, che è questa, riempirà dal fondo a salire questo bacino, perché è più densa, quindi è sul fondo, più ne arriva e più si solleva il livello di quest'acqua qui. Quando quest'acqua densa avrà totalmente sostituito la vecchia acqua verde, la vecchia acqua densa che c'era prima, succede che uscirà anche questa in questo punto e andrà a prendere quella colorazione che è bianca, vedete qui bianca, perché è un'acqua diversa dalla vecchia acqua blu, dalla giovane acqua blu che è arrivata, ma è anche diversa dalla vecchia acqua verde che c'era prima, perché è determinata dal mescolamento di queste due acque e l'abbiamo fatta bianca. Quindi voi capite che l'acqua che viene portata dai fiumi a nord dell'Adriatico scorre lungo la superficie con quel segno rosso che vi ho fatto vedere e esce dall'Adriatico a sud di Otranto. Nello stesso tempo, il vento di Bora aumenta la densità, la porta sul fondo scorre con quel segno tratto blu e da lì anche questa poi uscirà da Otranto, ma nell'uscire trova delle depressioni. La prima che trova è del Mid Adriatico, la seconda è quella del Sud Adriatico Depression, cioè la fossa grande del Sud Adriatico. E lì si va ad accumulare. Ma cosa porta quest'acqua? Porta tutto il peso che è arrivato dai fiumi, particellato, che dopo andiamo a capirne meglio. Come facciamo come abbiamo fatto noi a produrre quelle figure? Studiando nel long term le serie storiche, quindi raccogliendo dati, ci siamo resi conto di come si forma questa acqua densa, in quali momenti dell'anno si forma, e quindi siamo stati in grado di descrivere quel processo che vi ho appena descritto. Esempio. Metto un attimo seduto, scusatemi. Esempio. Questa serie su in alto. Allora, noi abbiamo due serie storiche. Noi intendo il nostro istituto, cioè il CNR di Ancona, dove io ho ereditato le ricerche dei miei predecessori, le sto continuando avanti, le sto lasciando il testimone ai giovani ricercatori che verranno dopo di me. Quindi abbiamo delle serie storiche lunghe, che sono di 100 anni, che hai di dati raccolti in Adriatico, di cui qui ce ne sono alcune slot. Esempio. Questo è un transetto che va da Senigallia a Susac e questo è un transetto che va da Pescara a Sebenico. Qui sopra è il transetto di Senigallia, qui a lato il transetto di Sebenico, di Pomo. Questa figura di Senigallia rappresenta la density, la densità, quindi un parametro di quest'acqua. Il transetto di Pomo, di Pescara, l'ultima figura in basso è sempre la stessa densità, ok? Questa figura qui. Se noi andiamo a confrontare l'intensità massima di densità, che è 29,5 qui 29, qui e qui, ma non tutti gli anni c'è questa densità così forte, quindi non tutti gli anni l'acqua densa che viene da nord ha una densità sufficiente
per far sì che succede quel rimescolamento che vi ho fatto vedere, perché se non è sufficientemente densa non riesce a stare sul fondo di quelle fosse del microarticle depression e quindi scorre, passa oltre. Ma noi vediamo, ad esempio, questa misura qui del 2004, che è maggio-giugno, primavera, ok? L'andiamo a cercare sul transetto di Senigallia, qui, 2004, troviamo questo colore intenso, che è il massimo di densità sta da questa scala. Alla stessa maniera, se andiamo a prendere il 2002, qui a Como, 2002, noi nel 2002 ecco quest'altro viola. Ma di contro, nel 2003 e nel 2001 non abbiamo la stessa intensità di densità, la stessa valore di densità. Infatti, in quegli anni a Como non abbiamo avuto dell'acqua densa che è entrata sul fondo delle fosse. Quindi capite che i fattori che condizionano la circolazione in un mare come Adriatico, come tutti gli altri mari, guardate bene, però qui è un mare molto caratteristico, dove l'influenza dei venti di bora, l'influenza dei fiumi, cioè dell'acqua dolce, nell'insieme creano tutto un meccanismo molto complesso, di cui cerco di farvi vedere, vi sto facendo vedere. Poi noi nelle nostre serie storiche non misuriamo solo la densità, quanti vedete temperatura, salinità, ossigeno, clorofilla, nutrienti e quant'altro. Adesso questo è un movie, ok? Allora, quello che mi interessa qui sono due le cose che voglio far vedere. Uno, lo stato superficiale, per cui questo movie si chiama Thermocline Double Thermal Layer, ok, del transetto di Senigallia. L'altra cosa che vi voglio far notare è quell'acqua densa che prima vi ho fatto vedere, dove la ritroviamo in questo movie. Questo movie come è costruito? È costruito questo versante qui, no, siamo sul transetto di Senigallia, lo stesso transetto di prima, che vi ho fatto vedere un attimo fa, no? Dove questo lato del movie corrisponde alla costa italiana, questo altro punto del movie corrisponde alla costa croata. Quindi abbiamo costa italiana, costa croata, la superficie è la superficie del mare, il fondo è il fondo del mare, ok? Ciascuna di questa riga è fatta da puntini, perché quella riga corrisponde al campionamento di tutti i parametri fisici e chimici, temperatura, sanità, densità, ossigeno, clorofilla, nutrienti e quant'altro, dalla superficie al fondo, in continuo, sono misure in continuo, di cui queste misure in continuo noi ne facciamo una sintesi e le riduciamo a intervalli di un metro. Quindi su ciascuna di queste righe noi abbiamo una data set di dati preso metro per metro. Con questa figura siamo stati in grado, con questi dati siamo stati in grado di entrare a vedere questo movie. Tenete conto la data in fondo. La data in fondo è la data a cui corrispondono quei valori che state vedendo. Quindi quello che mi interessa far vedere è che, passando dall'inverno, adesso viene l'inverno, ecco, è abbastanza omogeneo, quindi la superficie al fondo, colore è omogeneo, vuol dire che questo è il parametro della temperatura. La temperatura è abbastanza omogenea. Man mano che aumenta la stagione, avanti il calendario, l'irradiazione solare diventa più intensa, c'è il riscaldamento della superficie del mare e quindi la colorazione diventa rosso intenso. Considerate che qui la scala arriva a 27 gradi, negli ultimi 5-6 anni questo stesso transetto in superficie a luglio ha sempre superato i 40 gradi. Okay. Questi sono dati di qualche anno fa, 2002, di 20 anni fa addirittura. Ma a me interessa il movie, farvi vedere. Quindi, il termoclino cos'è? Non è altro che il riscaldamento dello strato superficiale dovuto alla irradiazione solare, quindi con l'avanzare della stagione si riscalda sempre più, aumenta lo spessore, guardate qui, aumenta lo spessore, il rosso prima è i primi 5 metri, poi altri 10 metri, 15 metri, arriva solitamente 22-23 metri, primo strato omogeneo caldo, che si divide fisicamente dallo stato sottostante, per questo doppio stato, double thermal layer, perché si formano due strati di cui non comunicano tra loro, ok? Due strati indipendenti, d'estate, d'inverno no, con l'acqua è omogenea. Quindi, detto questo, anche il mare,
abbiamo delle stagioni. Che come le definiamo? L'inverno è la stagione in cui il mare perde calore e lo restituisce all'atmosfera. L'estate è quando il mare acquisisce calore dall'atmosfera. No, abbiamo visto che l'estate è rosso perché ha preso caldo dalla radiazione solare e ha acquistato calore. Le stagioni primavera e autunno sono le stagioni intermedie tra l'estate e l'inverno. Se voi guardate le date, il winter va da gennaio ad aprile. In terra il winter va da dicembre a marzo. E così tutto, cioè sono sfalsate, perché il tempo di trasferimento di questo calore dall'atmosfera al mare o viceversa dal mare all'atmosfera c'ha il suo ritardo. Quindi abbiamo l'inverno da gennaio a aprile, il summer, l'estate da luglio a ottobre, la primavera maggio-giugno e l'autunno novembre-dicembre. Se vi faccio vedere, sempre parlando di temperatura, lo strato superficiale, la batinfina è 100 metri di colonna d'acqua, l'inverno sarà abbastanza omogeneo intorno ai 12 gradi, Adriatico sto parlando, sempre. Intorno ai 10-12 gradi, abbastanza omogeneo. Man mano che si scalda la superficie, come abbiamo visto da quel movie rosso, ecco qua, andiamo qui, e la superficie si riscalda in primavera. Il fondo ancora no, con un certo ritardo. D'estate piena si riscalda ancora, ok? E come arrivano i venti di Bora a ottobre, che vedete, i venti di Bora fondamentalmente sono due momenti, febbraio circa e ottobre, come arriva a fine estate il primo evento di Bora, raffredda la superficie, eccolo qua, e andiamo in autunno. E poi il ciclo ricomincia. Quindi in mare ci abbiamo la stagionalità, sì, la stagionalità che vi ho fatto vedere sui fiumi, la più grande quantità di acqua arriva in inverno, poi secca in estate e ritorna a salire in autunno. E questa stagionalità qui che è dettata dalla temperatura. Prego. E faccio italiano. No? Io preferirei, però se la fai in inglese cerco di rispondere più in inglese. Allora, scusate, io sono un cattivo speaker. Questa definizione delle stagioni, sì, che a suo modo è statica, in un certo senso, sono definiti in questi mesi e penso che sia statica nel senso che solitamente è così. No, la mia domanda è proprio, visto che questo fin comunque ha più di 20 anni, no? Sì. Immagino. E se è una cosa che avete indagato o osservato, se c'è stato un cambiamento. Allora, di durata e di spazzamento. Ti direi che rispetto al calendario, possiamo dire rispetto al calendario, nei mesi, ti rispondo a braccio perché non ho il numero in testa, se questo, però ti posso rispondere. Rispetto ai mesi, direi che non è cambiato, okay? Perché fondamentalmente chi determina questo è l'irradiamento solare. Quindi l'irradiamento solare cambia se cambia la nuvolosità. Okay? Dov'è che cambia però la nuvolosità? E dov'è che la vediamo? La vediamo sulle precipitazioni, che vedremo anche dopo. Ossia, le precipitazioni nell'ultimo 15 circa anni sono un po' modificate, perché cambiano di intensità, ossia la quantità che precipita, la misuriamo dai fiumi, è simile. Il Po mediamente porta 1500 metri cubi al secondo. Continua oggi a portare circa 1400-1500 metri al secondo, medi anni. Ma se andiamo a misurare nei vari periodi, adesso vedete poi secco, non tornano più i conti. Ci sono dei periodi di grande secca e dei periodi di grande acqua. Quindi, rispondendo alla domanda, io penso, perché non ho quel numero che tu mi chiedi, non l'ho analizzato, io penso che non sia cambiata la stagionalità rispetto al calendario. Però qualcosa di cambiato c'è, cioè sicuramente sul regime di piovosità. Sull'intensità dei fenomeni piuttosto. Esatto, sull'intensità dei fenomeni, ma non sul periodo. Dentro quel periodo può essere cambiato. Posso fare un'altra domanda? Assolutamente, mi fa piacere. Riguardo alla descrizione della circolazione di Natalia. Dalle mie scarse conoscenze di geografia, quello che sto cercando di dire è che
Un'altra componente che favorisce il trasporto è la differenza di calore e temperatura rispetto al resto dell'ambiente. Sì, esatto. E questa però è una caratteristica, cioè il piano inclinato è fisico. È fisico. E invece questa differenza è soggetta a tutta una serie di dinamiche, quindi è soggetta a cambiare. Esatto. E quanto è la... è difficile dire un numero, però quanto conta il piano inclinato di per sé rispetto a quanto conta questo bilancio complessivo? Il piano inclinato non è variabile, è indipendente. Una variabile indipendente. Però se venisse meno la differenza di potenziale. E se venisse meno quello che tu dici, la differenza di temperatura e sanità, io te la riassumo in differenza di densità. Okay. Perché la densità viene calcolata dalla temperatura e dalla sanità e ovviamente dalla pressione. La pressione che c'è su quel punto, quella con l'acqua. Ma la pressione su questi mari bassi incide poco. Quindi chi incide la temperatura e la densità e la salinità. Allora, la velocità di quell'acqua che scorre è determinata da questa densità, cioè più è densa, più adesso che sia grandi velocità, non te lo so dire, però diciamo che okay, può incidere. Può incidere la quantità di acqua determinata da diversa temperatura e salinità. E ti dico che in questo lavoro qui, questo, in Climate Research del 2006, se lo andate a vedere, ti rispondo in parte a questa domanda. Perché? Perché non tutti gli anni si forma con la stessa acqua densa e non tutti gli anni l'acqua densa, che comunque si forma, perché va bene, si forma l'acqua densa, è tanto densa da scorrere in un modo o nell'altro sul fondo. Ossia, scorre sempre seguendo il piano inclinato, ma a seconda della propria densità può scorrere più vicino a costa o più al centro. Okay? E può andare su questa area di depressione del Mare Adriatico o può non andarci, perché se quest'acqua che viene giù qui densa 29,5, okay? che prima vi ho parlato di 29,5 per dare un valore, e quella verde che sale sta 29,5, quel meccanismo che vi ho fatto vedere, il verde e il blu, non avviene, continua a rimanere verde. Ossia, se l'acqua blu che viene giù, questa non ha densità superiore a quella che già c'è nella fossa, e quindi questo è determinato da temperatura e salinità, non avviene questo rimescolamento che vi ho fatto vedere qui in questo modo. È tutta prevalentemente, qui ci va, ma non riesce ad andare sotto, cammina sopra. Cammina una quota qui sopra. E quindi passa sopra le fosse, passa sopra la depressione, non entra. Questa cosa. Sì, dimmi pure. Ti fa grazie che mi fai. Ma adesso sta avvenendo però questo rimescolamento. Allora, avviene sempre, ok? Ma il gioco, cioè se avviene o non avviene, te lo dice soltanto se la densità dell'acqua blu è maggiore a quella verde. Okay? Chi la determina questa? A un certo punto l'acqua verde che sta lì un anno. Okay? Cioè arriva adesso a aprile-maggio di quest'anno, quella che si è formata a febbraio, arriva giù, l'Adriatic Depression a aprile-maggio, maggio-giugno, scusate, entra nella fossa, piano piano diventa verde, che significa? Perde di densità, perché quell'acqua si deteriora col tempo, tutta la sostanza organica viene ossidata dai microrganismi, tutta la parte che era particellato organico diventa inorganico, tutto questo modifica la sua densità. Quindi se entra a 29,5, col tempo diventa 29,4, 29,3, 29, ok? Quindi quella blu che arriva, per fare sì che avvenga questo, deve essere sempre superiore a quel 29 della verde. Se non si forma, non si cambia, non si cambia il blu col verde, il blu passa sopra, che è più leggero. Semplicemente per densità. Il clima fa sì che se non tira la bora adesso, poi non si forma. Perché adesso? Perché arriva molta acqua fredda, molta acqua dei fiumi, abbiamo visto. Ok? Leggera, non densa, ma galleggia l'acqua dolce. Arriva vento che la raffredda tanto quanto basta per farla diventare densa, e questo avviene sempre, questo meccanismo. L'entità della sua densità è determinata dalla quantità di acqua dolce, dal vento di bora.
salata c'è già sotto. Da quanto? Da quanta salata arriva dall'est. Sì, però lassù di fronte all'Adriatico, solitamente sul fondo non ci arriva l'acqua levantina, solitamente. L'abbiamo sempre vista più sotto. Di fronte a Pomo sì, ma più su dell'Istria non ci arriva mai l'acqua levantina salata. Quindi è tutto l'insieme di questi fattori che condizionano tutto questo circolazione adriatica. Ma quindi allora quell'acqua verde poi diventerà sempre? Sempre più verde. Cioè lo sarà sempre più verde in quella superficiale, anche se cambia il clima, perché no, comunque viene ossidata. Questa verde, e comunque partiamo da un'acqua densa, che piano piano diventa meno densa. Sì. Però è sempre l'acqua di fondo, a 270 metri di profondità. Ok? Quindi, ma a un certo punto diventerà per forza più leggero di quella blu che viene giù. Non succede tutti gli anni. Se voi guardate qui questo articolo qui, fa vedere che 30 anni fa quasi tutti gli anni avveniva. Dagli anni 2000, no, fino agli anni 90 in poi, si è arrivati a saltare anche ogni due anni. Un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no, o anche uno anno dopo tre anni. Perché appunto gli eventi climatici stanno modificandosi. Allora, se considerate l'acqua superficiale, vi ho detto prima, oggi siamo sopra i 40 gradi, negli ultimi 5-6 anni, in Adriatico, la parte costiera, il fondo di queste fosse qui, mille Adriatico represso, è incrementato in un secolo di 0,7. E quindi consideriamo che sempre quell'acqua che viene dalla superficie non è normale. Okay? Quindi è arrivata anche l'acqua densa, sì, ma più calda. Quello che dicevano sui cambiamenti climatici, quello sì che porterà probabilmente che il rinnovo delle acque si profonde avvenga ogni più tempo, no? Può succedere. Tanto, cioè, più temperatura aumenta la salinità per l'evaporazione dell'acqua, c'è meno importo di acque dei fiumi, quindi la salinità comunque rimane sempre alta. Non è così semplice, perché comunque sia giusto quello che dici, ma te considera che anche l'intensità di quella verde poi cambia. Cosa che... Capito? E qui è un equilibrio tra la verde e blu. Chi è più densa fa questo attiva questo meccanismo. Certo, però se questa blu è tanto più densa, quanto arriva sotto, cioè voglio... Sì, arriva sotto. Essendo la densità superiore a sì, quello che era una volta, esatto, ci aiuterà di più a diventare un'acqua più leggera e quindi... Sì. Io posso essere sì, la prima massa. Sì, però non possiamo sapere, non è a priori che riusciamo a definire questa cosa. Può succedere, non lo sai, perché è tutto evento di vento, evento di acqua, tempo che ci impiega a arrivare. Sì, perché considerate che quest'acqua densa si forma a febbraio, marzo, ci impiega due mesi per arrivare a Pomo, fino a aprile, maggio. Nel percorrere poi si modifica anche lei, perde un pochino di densità, perché si mescola con quella che incontra, scendendo un po' la batimetria. Cioè è un insieme di fattori che interagiscono. Questo io vi ho spiegato il meccanismo perché avviene così, ma poi la variazione di questo meccanismo noi l'abbiamo studiata nel tempo, da un anno all'altro, quello che succede. All'interno dello stesso anno, quali sono i fattori che nel dettaglio creano le situazioni, non è semplicissimo, ossia lo sappiamo, però ve lo faccio vedere, lo riusciamo a sapere in un altro modo. Riusciamo a sapere in un altro modo, lo vediamo dopo. Scusa, ha stupito il fatto che l'acqua la temperatura sopra i 40 gradi. Sì. Mi chiedevo dove è stato misurato il suo lavoro. Sì. Allora, noi abbiamo una rete che oggi non vi ho fatto vedere, non ho messo in questa presentazione. Abbiamo una rete osservativa CNR e altri enti di ricerca nazionale, Long Term Ecological Research, LTR si chiama, che misura sia in terra che in mare tutta una serie di parametri. In mare che misura, quello che ci interessa a noi, temperatura atmosferica, temperatura dell'acqua e temperatura sotto l'acqua. Sotto l'acqua misura anche le correnti, la salinità, l'ossigeno disciolto, eccetera. In Adriatico ce l'abbiamo, a Senigallia, sul transetto. Come?
c'erano i mori, ma c'era anche il consetto che facciamo con le navi, perché faccio vedere dopo. Okay? Quindi abbiamo un punto fisso che è il mooring, che è continuo, cioè non è un mooring, lì è un palo, è una piattaforma, un pilone. Il transetto lo facciamo con le navi stagionalmente, in alcuni anni l'abbiamo fatto mensilmente o quindicinalmente. A nord ce n'abbiamo un altro di fronte a Rimini, di fronte al Po, al Po di Pila, ce n'abbiamo un altro. Poi la piattaforma quarta di fronte al Lago di Venezia, e a Trieste un altro Poa. Tutte queste qui ci danno in tempo reale, se andiamo sui nostri siti li vediamo, possiamo vedere. Da lì abbiamo visto che Senigallia, negli ultimi 5, 6, 7 anni, la temperatura dell'acqua alla superficie è sopra i 40 gradi. Il primo strato per noi sono 2 metri. In oceanografia, quando si parla di strato superficiale, è l'integrazione dei primi 2 metri. È superficie. Cioè, il bagno è ecotermale. Cioè, sì, ma ti accorgi. Allora, il picco massimo solitamente si raggiunge a luglio, fine luglio, perché c'è meno turbolenza solare, l'acqua si è già scaldata. Poi solitamente agosto si può anche riscendere, perché potrebbe aumentare la velocità, quindi un pochino scende. Ok, second topics. Nutrient and rich of the sea in rivers, via rivers. Quindi come i nutrienti dei fiumi raggiungono il mare. Quindi l'altro modo che noi abbiamo di misurare tutto quello che vi sto descrivendo è con crocette oceanografiche. Ogni punto che vedete qui sono punti in cui caliamo gli strumenti, raccogliamo le misure fisiche e l'acqua che si porta in laboratorio e si fanno l'analisi. Qui vi voglio far vedere, quindi qui parliamo di come i nutrienti da terra, quindi dai fiumi, arrivano in mare. Okay? Allora, qui abbiamo una misura della concentrazione, questa scala mi dà la misura della concentrazione dell'azoto nitrato, NO3, che è la forma d'azoto più prontamente assimilabile da parte del fitoplancton. Quindi la concentrazione, siamo d'inverno, siamo a febbraio, quindi la concentrazione che vediamo è prevalentemente lungo costa, cioè schiacciata sotto costa. Per quale motivo? Ricordatevi il movie, vediamo un po' se c'è ancora. No. Movie. D'inverno la colonna d'acqua è omogenea. La superficie al fondo, la temperatura d'inverno è omogenea. Quindi l'acqua che arriva dai fiumi si distribuisce lungo la colonna d'acqua. Ok? Per cui tutto quello che arriva dai fiumi d'inverno rimane strettamente sotto costa. Lo vediamo da qua. Questa è la stessa immagine presa nel giorno in cui viene fatta la figura, cioè sempre febbraio del 2003, dove il grosso della concentrazione di fitoplancton è schiacciato sotto costa. Cioè qui non ci sono interferenze tra la costa e il largo. Questo è il largo, punto, questa è la costa, punto. Non c'è scambio tra costa e lascio largo. Perché? Perché la colonna d'acqua omogenea, quello che arriva dai fiumi, si distribuisce in verticale, non in orizzontale. Il vento di bora d'inverno confina prevalentemente sotto costa e questa è la situazione invernale. Viceversa, questo siamo in maggio-giugno, perché per fare una cosa del genere ci vogliono una settimana, 10 giorni, quindi è un periodo, no? D'estate, che succede? Ricordate, d'estate abbiamo il doppio strato termico, caldo sopra, più freddo sotto. Vi ho detto che i due strati non si mescolano, o se si mescolano con molta difficoltà, direi per niente. Quindi l'acqua che arriva dai fiumi si stratifica sul primo strato, quello caldo, quindi non va in profondità. E quindi si estende verso il largo, e lo vediamo da qua. Guardate qua, l'intensità della distribuzione del fitoplancton. È sì intenso sempre sotto costa, perché ovviamente la concentrazione è maggiore, ma tende ad allargare fino al mare aperto. Guardate, no? Tutto questo azzurro che prima non c'era sull'immagine di prima. L'immagine di prima era un mare pulito al centro, non c'era niente di fitoplancton. Quindi
rispetto a tutto quello che abbiamo visto, adesso capiamo perché l'azoto, o comunque sia tutti i nutrienti, si distribuiscono in un certo modo. D'inverno strettamente lungo costa, d'estate si allargano, verso, si espandono verso il largo. E quindi ecco la figura, ve la ripropongo, no? Come vi ho detto, l'inverno omogeneo, quindi quell'acqua che arriva dai fiumi si distribuisce in verticale, d'estate arriva qui quell'acqua, allora non va in profondità, si distribuisce così. Ok? Osservate questo, queste due stazioni sul fondo. Qui siamo a maggio, eccola qua, questa è la coerenza. Questo è un parametro di temperatura, però io vi dico che quella temperatura più fredda corrisponde altrettanto alla più densa. Quindi noi ci ritroviamo l'acqua densa su una, di fronte a Senigallia qui, su questa batimetria, vedete, vi ho detto prima, questa batimetria di 50 metri, intorno a batimetria di 50 metri, quel qua. E la vediamo così, cioè noi vediamo sui transetti che facciamo dove scorre l'acqua più densa sul fondo, più fredda sempre e più densa. Eccola qua, qui siete bene, eravamo a giugno ancora. Quindi è il tempo di risposta che impiega a scorrere da nord verso sud. Qui vi faccio vedere l'effetto che causa il doppio strato termico. Sono tre crociere, l'estate vi ho detto finisce a ottobre, no? A fine estate. Okay? Quindi siamo nel nord Adriatico, questo qui è il Po, no? Lo riconoscete Venezia, il Po, l'Istria. Okay? Tutti questi punti sono i punti dove abbiamo fatto campionamento, no? Tutti questi punti che vedete. E la concentrazione, il valore che trovate segnato qui è un valore di concentrazione. In concentrazione di cosa? Della saturazione d'ossigeno. L'ossigeno è un gas che si riscioglie in un liquido, ma ha un livello di saturazione, cioè più di tot non riesce a dissolversi il gas in un liquido. Quel fatto 100, la sua capacità di soluzione dell'ossigeno, noi misuriamo la concentrazione reale e ricaviamo la percentuale dell'ossigeno rispetto alla saturazione. Quindi qui queste tre mappe rappresentano tre crociere a distanze, se guardate, che sapevo 15 giorni, 10-15 giorni una dall'altra, dove abbiamo mappato quest'ampia zona del nord Adriatico. Considerate che per fare una crociera del genere ci si impiega oltre una settimana, anche più. E il minimo valore di ossigeno che troviamo sul fondo sono queste tonalità del blu, dell'azzurro blu. E vediamo che si raggiungono sotto il 50%, 45-40%. Quindi mano a mano che trascorre il tempo, l'ossigeno sul fondo si impoverisce perché non c'è lo scarto con la superficie, che è quello più stato termico, e quindi sotto l'ossigeno viene consumato dall'attività microbica che ossida la matrice organica e quindi consuma ossigeno. Cosa succede alla fine dell'estate? Arriva la borra, a ottobre solitamente, rimescola questo strato doppio strato termico, non c'è più il doppio strato termico, la colonna ritorna a essere omogenea e quindi si ossigena al fondo. Ma questo comporta che gli organismi bentonici o che vivono sul fondo ne possono soffrire. Morire è dire troppo, però ipossia con un livello di ossigeno molto basso sì. La cosa interessante è perché vi ho messo a fianco la figura dei fiumi, perché d'estate è vero che arriva poca acqua, ma tutta l'acqua che è arrivata in primavera poi la ritroviamo qui, e quindi è ricca di matrice organica che porta i fiumi. E con matrice organica quella che viene degradata sul fondo, e quindi succede, si osserva un impoverimento di ossigeno. Ok, questa non serve. Su questo lavoro qui, che è uscito 2 anni fa, abbiamo studiato 40 anni di dati, che sono quelle mappe, queste mappe qui, cercando di rispondere a quella domanda che mi faceva prima lui, ossia di caratterizzare le stagioni e vedere se, in che modo, analizzando 40 anni di dati su tutto al nord, da Ancona a nord, sia sulla parte istriana che sulla parte italiana,
tutti i dati che abbiamo raccolto dalla letteratura, gran parte sono i nostri, ma anche dalla letteratura, li abbiamo analizzati per verificare la stagionalità e il cambiamento in questi 40 anni su tutta questa area qui. Tutti questi dati li produciamo grazie alle crociere oceanografiche che andiamo a fare, ossia l'equipaggio, i cercatori salgono sulle barche, queste sono barche nostre, italiane, le prime tre del CNR, la nave della Porta che ancora ci abbiamo, l'Urania che non abbiamo più, la Gaia Blu che ha sostituito la Dalla Porta, è entrata da un anno nella flotta del CNR, e la Laura Bassi che è la nave invece che usiamo per i poli, in Antartide in particolare. Quindi grazie a questo campagna oceanografica che andiamo a raccogliere quei dati che avete visto. Domande, curiosity? Vai. Il video che c'è lo studio dei 40 anni, il silicato e i silicati? Sì, sì. No, ce li ho, sì. Ecco. Come mai studi anche l'aspetto? Qui? Ecco, mai? I valori sono abbastanza alti. Sì. E abbiamo fila rispetto a quello che succede con i nitrati. Allora, i nitrati e il fosforo risentono molto della cattura da parte del fitoplancton. I silicati non vengono consumati dal fitoplancton. Ho anch'io scoperto da poco che sono le spugne, che se ci guardano i silicati. Le spugne hanno la loro struttura basata sul silicio. Non lo sapevo, ho parlato da poco dai colleghi zoologi. Quindi il silicato, che ce n'è molto di più rispetto ai nutrienti, non viene consumato alla stessa maniera con cui viene consumato l'azoto e il fosforo. Per cui tra azoto e fosforo possiamo osservare il decadimento, il silicato di meno. Ammatto di occhio, non l'avrei notato. Questo è un articolo che ci ha avuto il tempo per farlo. Alla fine penso uno dei pochi articoli che analizzano la serie così lunga dei dati di Adriano e l'Adriatico, ma non solo in Adriatico. Io quello che riguardo i sistemi diagnostici, diciamo, siccome appunto quei dati presentati erano qualche altro fatto, sì. Recentemente, perché diciamo da quello che so. Succede tutti gli anni. Cioè, ultimamente almeno 10-15 anni. Però sono stati degli eventi anche molto estesi, sia spazialmente che temporalmente, che hanno portato anche delle morie. Diciamo, qualche moria c'è sicuramente la stata. Anche molto estese, insomma, quindi volevo sapere se avevate avuto modo di. Allora, questa crociera qui l'abbiamo fatta appositamente, vedi, con queste distanze l'una dall'altra, per studiare questo processo nostro. Perché appunto già in quegli anni là. Era un anno di mucillagine, esatto. E la mucillagine contribuisce molto ad abbassare il punto di ossigeno, perché tanto zuccheri che vanno sul fondo e i batteri ci sguazzano e consumano l'ossigeno. Quindi quella crociera lì è stata fatta proprio per in quel periodo di critico, dove c'era molta mucillagine, quindi c'era molta la ossia, se ne parlava anche allora, si parlava della ossia. Siamo arrivati ad avere anche un millimetro di ossigeno. Oggi non ne facciamo di crociere così intense. Per una questione di economica anche. Lì era un progetto finanziato, l'abbiamo fatto anche utilizzando una nave americana. Abbiamo fatto due crociere di queste, sono state fatte per la Porta e una con la nave americana. Come pure altre crociere per studiare adesso a febbraio, l'effetto la Bora, l'abbiamo fatta con l'Alliance, una nave di 100 metri. Perché quando c'è la Bora in mare, l'abbiamo fatta con una nave di 100 metri e le botte si sono prese uguali. Però una nave di 100 metri riesce a stare a pura vita su contro vento, dalla Porta a via. Quindi anche per una mancanza di 10 anni di una nave oceanografica che possa sì. Utilizzare i compagni di questo tipo? Tutte e due, sia per i soldi sia per la nave. Adesso la Gaia Blu è una nave di 90 metri. Però ancora non è ancora in funzione. Quest'anno c'è il programma di lavorare. Sì, ma è da quest'anno. Ancora.
l'anno scorso ha fatto, non so, sono un mese, 60 giorni di crociera. Sì, lavoro con anche più o meno, sì, io sono so, so in Bologna, sono a 9 mesi. Sono stato utilizzato lo scorso anno, erano le prime campagne sperimentali che si sono fatte con la Gaia Blu. Un po' di testa. Quest'anno ancora si deve fare la Gaia Blu, però so che ci sono in cantiere una decina di crociere. Non prima dell'estate, però ci sono. Non penso che sia la prima estate, perché adesso ovviamente è in cantiere, che viene allestita con anche strutture di pedicelli per andare in profondità. Tu sei andato lo scorso anno? No. Siamo andati in crociera? Sono solo quella della porta. Lo scorso, ma anche la settimana prossima, però chiaramente si riescono a fare i lavori di... Si vengono a fare con condizioni di mare buono, diciamo. Allora, dalla porta questa nave qui è 36 metri di lunghezza, c'è un equipaggio di 7 persone e ospita fino a 10-11 noi di ricercatori, quindi un COVID permettendo, scusate, sono fuori COVID, con COVID è tutto quanto ridimensionato. Io sono rimasto all'era per COVID. Per quest'anno non hanno dato limitazioni però di personale. No, per quest'anno non c'è più limitazioni di COVID. Quindi torniamo a 11 massimo, 11 di equipaggio nostro scientifico e 7 massimo di equipaggio tecnico. L'anno scorso invece avevamo dato 6 come equipaggio scientifico. Noi massimo 6, per uno per cabina. Sì, perché è poco. Però. Uno per cabina, che viene sono 6. E se si fatica di più o si lavora di meno, cioè il tempo, tempo che tu hai a disposizione per campionare è molto di meno. No, scusa, mi sono tornato un po' del discorso di cioè mi stavo domandando, siccome questa cosa dal punto di vista poi della gestione della pesca, sì, perché cade così sempre quando diciamo si riapre la pesca, no? Cioè d'estate, a settembre? Esatto, settembre dopo, che c'è poco ossigeno. Esatto, esatto. E quindi mi chiedevo se poi questa cosa qui, cioè è difficile studiare, però io ritengo che abbiano fatto qualche volta, perché da quello che insomma io ho visto anche per la mia esperienza, cioè la moria è stata veramente... Ma di capesante, ad esempio? Le soglie in particolare, sono quelle... Le soglie, le giovani o le adulte? No, tutte, cioè indistintamente. Ma la soglia la facciamo o rifugire? Pure... La morte proprio? Sì, decomposte. Noi abbiamo fatto anche con i veterinari di Padova delle navi, sì. Inizialmente si pensava in persona batterica, e invece poi l'ho visto... Cioè, morte naturale, diciamo. Avevano sì dei batteri, ma non erano batteri. Non erano, esatto, non erano quelli la causa. Quindi, allora, guarda, questo è a settembre? Settembre sì, sì, sì. Negli ultimi 5 anni ce ne sono state due veramente estere, addirittura da Trieste fino a Fano. Beh, ascolta, quello può essere benissimo spiegato anche così. L'ossigeno sicuramente fine estate cala. Se la popolazione, che siano vongole, capesante, soio, merluzzi, che sia, è quella, caro l'ossigeno, si respira di meno, quindi i più deboli schiattano. Cioè, ti voglio dire, la concomitanza di un abbassamento del livello dell'ossigeno con una dinamica di popolazione che non varia, anzi, forse l'estate potrebbe aumentare se, con l'effetto di alcune specie che si riproducono di più dell'estate, altre no, ma come sì, i più deboli. Anche in concomitanza con l'assenza di agricoltura. È quello del tribora fino a ottobre solitamente non si manifestano mai, perché quelli che rimescolano, sì, diciamo il mescolamento. Sì. Quando è successo, diciamo, c'erano state veramente dei periodi di estate. Sì, cioè piatto assoluto. Sì, esatto. Non c'è modo di risolvere queste cose, perché non c'è scambio tra superficie e fondo. Cioè, no, no, perché... Sarebbe carino, come dire, integrare i due approcci. Ascolta, non so se tu lo studi, ma i dati questi qui ce li abbiamo a disposizione. Se vogliamo fare delle verifiche, non abbiamo i dati di quest'anno per studiare la moria di quest'anno. No, certo, però sarebbe ma con la storia dei dati, possiamo dirti, solitamente a settembre si fa così, se arrivano al 40% l'ossigeno, quelle zone, perché quelle sono le zone più critiche, non sono quelle, esatto, non sono quelle sottoposte. Infatti, sono queste. Sono queste le zone più critiche, da circa 10 miglia in fuori. Esatto, esatto. Sarebbe carino confrontare queste mappe con le mappe che a noi che stanno dicendo anche proprio a Padova, anche molto dettagliate. Ma possiamo farlo. Sì, 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 no, pura curiosità, insomma. Federica Guidi, ci stici grazie. La conosci? Sì, sì, sì. Ok.
Curiosità? Vado? Fatemi vedere l'orario. Ehi, pausa più avanti, eh? Oh, qui vediamo i contaminanti. Perché vi ho fatto questi due topici all'inizio? Perché non possiamo parlare di contaminanti se non comprendiamo il contesto di dove sono, dove si presentano. Quindi ho dovuto fare per forza un'introduzione sulla parte oceanografica, perché possiate poi capire dove vanno, dove vengono questi contaminanti e dove si accumulano. Vi farò vedere alcune molecole su cui lavoro, conosco bene, perché sono le sostanze più rappresentative delle sostanze chimiche che possono crearci dei problemi di tossicità o di pericolo per la nostra salute, o si possono accumulare negli organismi, nei pesci o anche non solo nei pesci. Allora, gli idrocarburi sono gli elementi, i contaminanti organici più semplici in assoluto. Due atomi, carbonio e idrogeno. Hanno soltanto carbonio e idrogeno. Gli idrocarburi alifatici sono catene lineari lunghe N di carbonio, di cui il metano è il capostipite, cioè l'esempio più semplice. Mano a mano che aumenta il carbonio, abbiamo esempio butano 4, pentano a 5, l'esano a 6 e via discorrendo. Poi abbiamo i idrocarburi policiclici aromatici. Qui ci si complica molto la situazione, perché abbiamo la costituzione del capostipite dei policiclici aromatici del benzene, di cui un anello semplice C6H6, 6 atomi di carbonio e 6 atomi di idrogeno, che però costituiscono un anello aromatico, quindi ha una struttura molto solida, molto robusta, e gli idrocarburi policiclici, come dice la parola, sono composti da almeno due anelli aromatici fino a un massimo di 6. Quindi a seconda di quanti anelli si compongono, dopo vedremo degli esempi, queste strutture possono essere più piccole o più grandi. Con due o tre atomi, due o tre anelli aromatici, noi abbiamo i composti degli idrocarburi più leggeri, perché peso molecolare più piccolo. Con quattro anelli intermedi e con cinque o sei anelli più pesanti. Li dividiamo così, per nostra semplificazione, nello studiarli, perché hanno caratteristiche chimico-fisiche simili tra loro, questi tre gruppi. Comunque, la caratteristica che li accomuna tutti è che sono liposolubili, ossia molto solubili nella parte lipofilica, ossia nel grasso, e poco in acqua o per niente in acqua. Per questo, no? Gli idrocarburi policiclici aromatici, di sotto qui ne vedete gli esempi dei 16 atomi, dei 16 composti maggiormente classificati e ritenuti tossici per noi, e di questi di cui vi vorrei parlare, della sorgenza degli idrocarburi. Possono avere una sorgente naturale, quindi dai vulcani o dalla combustione dei boschi, ma possono essere anche naturalmente prodotte dagli organismi. Ovvio che la quantità che viene prodotta dagli organismi è notevolmente inferiore rispetto a quella dei vulcani o quella dei boschi. Quindi quello che ci interessa, diciamo, naturalmente vengono prodotti da questi due fenomeni. Viceversa, l'uomo contribuisce a tutto, con l'attività industriale, l'attività delle nostre auto e la combustione anche domestica. Quindi c'è un insieme di fattori. Quello che comune a queste due figure qual è? Che tutte e due comunque si tendono a essere dispersi in atmosfera. Poi dopo ricadono sul suolo, e sul suolo che è la parte che ci riguarda, perché dal suolo vengono trasportate dalle acque,
da quel ciclo delle acque che abbiamo visto sulla figura iniziale, e ci ritroviamo anche in mare. Quindi l'alta tossicità degli idrocarburi policiclici aromatici è il motivo che ci spinge a studiarli. Quindi sono, abbiamo detto, lipofilici, e quindi sono in grado di essere all'interno della cellula degli organismi, perché attraversano la membrana cellulare con il meccanismo proprio dell'affinità sulla parte lipidica. Questo anello aromatico che vi ho fatto vedere, che trovate qui in sottofondo, li rende ancora più pericolosi, perché tendono a formare degli epossidi, ossia con l'ossidazione l'ossigeno li lega in maniera ancora più complessa e ancora più forte tra di loro. Hanno una bassa solubilità in acqua, perché se lo sono nella parte lipofilica non lo sono in acqua, e questa bassa solubilità in acqua li rende meno biodegradabili, meno aggredibili, perché tendono, come vedremo tra poco, ad essere trattenuti. Le 16 molecole che sono in sottofondo disegnate sono quelle ritenute in assoluto le più pericolose da tutti quanti i protocolli internazionali. Quindi il tema, no, della mia lezione è come i contaminanti arrivano in mare, cioè come vengono trasportati. Quindi esempio degli idrocarburi che vi faccio, ma vale per qualsiasi contaminante organico e non solo, attraverso i fiumi. Ossia anche quello che viene disperso nell'atmosfera, poi ricade comunque sia con le precipitazioni, va sul suolo. Sul suolo questa acqua lo convoglia e lo porta fino al mare. Quindi la fonte principale di input in mare dei contaminanti sono i fiumi. Ma i fiumi perché? I fiumi perché trasportano il soluto, cioè l'azoto, il fosforo, i silicati che si dissolvono in acqua, ma trasportano anche le particelle di suolo, di terreno. Nelle particelle di suolo e terreno si accumulano questi contaminanti perché si legano, formano dei legami idrogeno, forse di Van der Waals, una serie di legami deboli che qua si aggregano, e vedremo poi dopo come. In Adriatico, poi dopo, la distribuzione di questi sedimenti, ne vedete questa mappa. Questa è una mappa che rappresenta la distribuzione della sabbia gialla rispetto all'argilla che è verde, azzurro-verde. Tenetela presente questa mappa, dopo ve la faccio rivedere in un'altra circostanza. Quindi noi vediamo che quello che trasportano i fiumi, la parte più pesante, la sabbia, precipita, si deposita più vicino a costa, la parte più leggera, l'argilla, che sono le particelle inferiori a 2 micron di diametro, sì, vengono distribuite più all'acqua perché galleggiano di più. Abbiamo studiato con Mariana, la nostra collega, una serie di dati molto interessanti, ossia siamo nella regione della Murcia, a sud della Spagna qui, abbiamo studiato una serie, il bacino idrografico di quest'area, abbiamo studiato tutte quante le stazioni di misura delle piogge, tutta la meteorologia di questa zona qua, perché quest'acqua che viene raccolta dal bacino idrografico confluisce in questa laguna detta del Mar Menor. Su questa laguna abbiamo raccolto tutti i dati di una serie storica di almeno 6 anni, ossia dal 2016 al 2021, su cui abbiamo lavorato, ancora questi vengono raccolti i dati, per cercare di capire l'effetto di questa pioggia che cade in tutto il bacino sulla laguna. In particolare, questo grafico qui misura la intensità della pioggia sintetizzata mese per mese su tutti questi punti delle stazioni meteorologiche che avete qui, e vedete ci sono stati due picchi molto importanti, cioè 200 mm di pioggia caduti in pochi giorni nel dicembre del 2016 e altrettanti circa 200 nel settembre del 2019. Siamo andati quindi a studiare nella laguna questo effetto di queste piogge, per capire come il sedimento che trasportano le acque possa o meno condizionare la vita sulla laguna. Bene, se vedete due curiosità, uno in marrone,
quindi il sedimento che viene trasportato, che io vi dico sono argille, dopo ve le faccio vedere, e il fatto che questi pennacchi di acqua che viene in mare, come quelli che vi facevo vedere prima, vanno tutti a sud, lo stesso motivo. Forse quello lì della rotazione della Terra che spinge sul versante, questo qui, in senso antiorario. Okay. Quindi abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire da questa serie di dati di 6 anni come questi due eventi di intensa pioggia, che poi tra il 2016 e il 2019, 3 anni di distanza l'uno all'altro, quindi la frequenza è molto ravvicinata, possa aver condizionato o meno questa laguna, che è una laguna 6-7 metri al massimo di profondità, e abbiamo analizzato queste stazioni qui. Abbiamo preso la stazione 7 e la stazione 8, che sono due stazioni di fronte ai principali input d'acqua dolce dei fiumi, e due stazioni più a largo, più lontane dagli input dei fiumi, e di un metro più profonde. Ma poi siamo andati a considerare una stazione esterna, cioè di fronte al canale di collegamento tra la laguna e il mare aperto. Allora, fate mente a questi numeri. La stazione 3 e 4 sono queste qui, ma nella parte lontana dagli input fluviali, più lontana, cioè non particolarmente lontana, ma più lontana. La stazione 7 e la stazione 8 sono quelle di fronte alle foci dei fiumi. E la 5 è quella qui in fondo. Come si leggono queste figure? Noi abbiamo la parte alta, che è la superficie. Qui in profondità, sì, la profondità della laguna, della superficie fino al fondo, dal 2000, i dati sono raccolti dal 2016 al 2021. Quindi noi abbiamo questo parametro, che è la torbidità, nel tempo e nella colonna d'acqua, la superficie al fondo. Qui questa figura ci rappresenta. In concomitanza con l'evento di fortissima pioggia, circa 200 mm di pioggia precipitati nel dicembre del 2016, noi vediamo nella stazione 7 e nella stazione 8 l'effetto di questa torbidità, ossia da superficie, giallo da superficie alla fondo, tutta uniformemente torbida, in tutte e due le stazioni, però non nella stessa maniera descritta, perché in alcune, nella stazione 7, questa qui più di fronte al lato del bacino che è già più portata, si è maggiormente distribuita nel tempo, ossia è arrivata fino alla primavera dell'anno successivo. Quest'altra un po' di meno, quindi c'erano diverse intensità. Ma quello che è curioso è vedere come invece è molto diverso l'effetto del 2019, dove nel 2019 l'evento di forte pioggia è venuto a settembre, cioè ancora in estate, okay? Quindi quando il terreno è molto secco, asciutto. Quindi quest'acqua che è precipitata con una grande intensità ha trovato un terreno molto secco, quindi ha eroso fortemente, e quindi la quantità di argilla, di terra che è andata in laguna è molta di più. Lo vediamo dall'intensità del colore della misura. Nonostante tutto, ha continuato a piovere ancora in inverno, cioè dicembre, gennaio, cioè, e fino a primavera, perché siamo a maggio, no, questa cosa non si fa. Per cui l'evento del 2019 in realtà è un evento molto più importante, che si è protratto molto nel tempo. Pensate a una laguna profonda massimo 7 metri, tutto questo torbido che è arrivato, che ha portato con sé tanta roba, vedremo dopo. Dov'è la cosa interessante che distingue i due eventi? Che se guardiamo la stazione in mare aperto, questa, la 5, noi vediamo come l'evento 2016 in mare aperto è arrivato qualcosa, è arrivato nel basso, nella parte bassa della colonna d'acqua, ossia dal fondo è uscito dalla laguna verso il mare aperto, sicuramente più densa. Dal fondo, ossia sotto i 3-4 metri, troviamo in questo punto in mare aperto torbidità, ossia la torbidità che è uscita dalla laguna. Quello che è interessante è che quello che invece è venuto dal 2019, questa torbidità, essendo stata anche di intensità maggiore, ma soprattutto è stata d'estate, a fine estate, settembre, ha trasportato molto di più anche in superficie, in mare aperto, perché probabilmente c'era materiale più leggero, particellato molto più argilloso. Okay? E quindi gli effetti
cambiano anche da evento a evento, sia perché l'intensità assoluta è diversa, ma anche perché l'intensità nel tempo può durare di più o di meno. E questo fa sì che la laguna, vediamo da questa immagine a destra, non è facile da leggere, però cerco di farvela capire il meglio possibile, c'ha una risposta sul torbido. Quindi consideriamo, quindi sì, già ce l'abbiamo una misura, però voglio dire, qui l'ossigeno è un problema grosso. Infatti nelle lagune, perché è interessante la laguna? Perché l'effetto meteorologico di grande quantità di acqua che trasporta grande quantità di torbido, grande quantità di anche contaminanti, su una laguna chiusa, dove scambia con l'esterno in poco tempo. Quindi il ricambio della laguna non ricordo se di quanti giorni è, però mi pare che non sia lento. Sì, questa laguna ha una salinità di 43-44 fino a 46, mi sa, contro il mare Mediterraneo 37, Adriatico poco di meno, 36, 37, 38 al massimo Mediterraneo in quella zona potrebbe essere. Quindi questo per farvi capire, no? Il meccanismo di trasporto di quei contaminanti tipo gli idrocarburi, chi è che caratterizza quel marrone? Il marrone lo caratterizzano le argille. Le argille cosa sono? Le argille sono la frazione più piccola del sedimento, inferiore ai 2 micron. Ci siamo? No, guarda, lei la geologa del gruppo è inferiore ai 2 millimetri. Cosa sono le argille? Le argille hanno quella struttura che vedete qui, sono idrogel di silice o di allumina, legati tra loro da un N. Quello che mi interessa è quell'N di acqua. Perché? Perché in realtà se noi le guardiamo, le argille, le vediamo come un sasso con una certa porosità. Come vediamo l'immagine, si è poroso, si vede bene, ok? Ma quella porosità è data soprattutto dal quell'N che crea tra uno strato e l'altro, tra l'idrogel di silice e l'idrogel di alluminio, uno spazio di acqua che viene assorbita, variabile. Per cui io immagino, ho sempre usato questa figura come nella mia testa immaginaria, come le argille dei fogli di un libro, che quando c'è poca acqua sono molto compresse, ossia sono così un libro chiuso, ma man mano che assorbono acqua, perché c'è disponibilità di acqua, questi si allargano come un foglio aperto e in mezzo si riempono di acqua. La struttura cristallina è questa, dove all'interno di queste strutture cristalline, come andremo a vedere, noi abbiamo l'acqua che contiene i sali disciolti. Pensiamo all'acqua di mare, tutto il cloro, il sodio, il magnesio che ci abbiamo dentro e quant'altro. Per cui lo spessore di questa argilla, cioè gli strati di idrossido di silicio e di alluminio, che sono qui rappresentati così, come fossero le foglie di un libro, che mi rende facile farlo capire questa cosa, sono legati uno con l'altro tra un N molecole di acqua, che al loro interno, queste molecole di acqua, contengono sali disciolti. Per cui lo spessore di questa argilla, cioè di quel pacchetto di fogli del libro, è determinato, è chiamato un periodo di identità, ma non è un numero fisso, è un intervallo, e ogni argilla ha un suo intervallo di spessore. Abbiamo visto qui, queste sono le vermicoliti, poi abbiamo le montemorilloniti, eccetera. Ma a questo diverso spessore corrisponde una superficie specifica, ossia immaginate questa sfera di diametro inferiore a 2 micron che ha una superficie. Questa superficie è il punto di contatto tra il sedimento e tra l'argilla e quello che è contenuto in acqua, e quindi è la possibilità di interagire tra la parte solida e la parte liquida che la trasporta, quel fango marrone che abbiamo visto sui fiumi. Questo è un altro esempio.
Quindi questi strati tetraedrici di idrossido di idrogeno di silicio, tetraedrici di idrogeno di alluminio, sono intervallati uno con l'altro e all'interno abbiamo l'acqua che contiene sali disciolti e a seconda dei vari sali che si possono mettere, le particelle possono avere un diametro diverso, un atomo di calcio diverso da un atomo di potassio e così via. E quindi lo spessore, il vuoto che si viene a creare tra all'interno di ciascuna argilla può variare e varia in base alla concentrazione dei sali disciolti in acqua. Quindi pensate all'acqua dolce e all'acqua salata, quanto può cambiare questo discorso. Qui riassumo il peso della superficie specifica. Particelle piccole, come quelle di argilla, sono così in basso, rispetto a particelle grandi come quelle di sabbia, che abbiamo visto si depositano in un certo modo, creano degli spazi interstiziali molto diversi. Questi spazi interstiziali sono quelli che contengono l'acqua, quelli che contengono i contaminanti trasportati dall'acqua. Quindi la capacità di un'argilla che è immersa in acqua determina la capacità della stessa argilla di assorbire o meno i contaminanti. E vediamo che la porosità della sabbia, la prima figura all'argilla, è molto diversa. È questa porosità che ci dà la capacità di un'argilla di essere assorbente, ossia come una spugna, di trattenere l'acqua. Ma se trattiene l'acqua all'interno di questi pori, trattiene anche tutto quello che quell'acqua trasporta. Come abbiamo visto nel Mar Menor, tutto quel fango, come abbiamo visto prima. Come misuriamo questa capacità di un sedimento, vedi l'argilla, di trattenere un contaminante, vedi l'IPA, l'idrocarbono ciclico aromatico, lo spieghiamo con questo concetto di assorbimento, cioè la capacità di un solido di assorbire soluti e con esso tutto quello che il soluto contiene. Quindi parliamo di una particella contaminante, questa qui blu, che sta immersa in una soluzione acquosa gialla a contatto con delle particelle di argilla, come vediamo in questa figura. Cosa succede? Che questa particella contaminante sta in equilibrio di concentrazione tra la parte solida, l'argilla, e il soluto, l'acqua, dove è immersa l'argilla. Questo equilibrio ne determina la capacità dell'argilla di essere assorbente verso i contaminanti e quindi trattenere i contaminanti. Questo gioco di equilibrio non vuol dire che un grammo in acqua, un grammo assorbito al sedimento, ma è un equilibrio, ossia se uno dei due cala di concentrazione, l'altro riequilibra la concentrazione. Vanno in equilibrio chimico. Azione di equilibrio chimico, come le frecce sono messe doppie, vanno in un senso o nell'altro. Da cosa è determinata la misura di questo concetto di assorbimento? È determinata da questa coefficiente di distribuzione, KD, questo qui, che non ci dà altro che la misura della concentrazione del contaminante assorbito dallo strato substrato, ossia dall'argilla. Io lo faccio semplice, idrocarburo su argilla. Allora, da una serie di parametri, dipendono dai parametri fisici del sedimento, dell'argilla, che abbiamo visto sono diversi tipi di argilla, con diversa struttura, con diversa capacità di spessore e di dimensione. Il contaminante, l'idrocarburo, cioè due anelli, tre anelli, cinque anelli, sei anelli, che sono diverse di dimensione, di peso, di massa atomica, l'equilibrio di questa reazione è determinato dalla concentrazione X del nostro contaminante rispetto a M, la massa dell'assorbente, che sta alla concentrazione all'equilibrio nella soluzione acquosa. Quindi il KD non è altro che il rapporto tra la concentrazione del contaminante assorbita nel solido, nell'argilla, rispetto alla concentrazione dello stesso contaminante presente nella concentrazione della soluzione acquosa in acqua. E questo è specifico, questo valore, e si determina, l'abbiamo determinato, farò vedere, è
è specifico contaminante tipo di sedimento e quindi deve essere sempre determinato, ma è un valore che si può ricavare. Nello specifico, in questo articolo, lo abbiamo misurato in questi due punti, ossia abbiamo preso questi due sedimenti nel fondo del mare, li abbiamo portati in laboratorio e abbiamo misurato la capacità di assorbimento di un idrocarburo policiclico aromatico su quel sedimento là. Ma di quel sedimento cosa abbiamo fatto? Abbiamo determinato le caratteristiche fisiche, quanto argilla, quanto limo, quanta sabbia, e due sedimenti li abbiamo presi perché sono diversi tra loro. Il sedimento più a nord è un sedimento su un fondaggio basso, è un sedimento prevalentemente argilloso, il sedimento più a sud, perché qui c'è una deposizione di sabbia, è un sedimento più ricco di sabbia. Su questi campioni portati in laboratorio abbiamo fatto studi di assorbimento e studi di degradazione per vedere come i sedimenti trattengono più o meno i contaminanti. Salinità avendo un contenuto di solute maggiore possa in qualche modo diminuire la solubilità dei contaminanti, vedi quelli liposolubili come i carburi, e a vantaggio della maggiore permanenza di questi ad essere assorbiti. Infatti abbiamo fatto delle prove a salinità 0, quindi acqua dolce, a salinità 30, a salinità 35, e le risposte che quella salinità più alta dà una maggiore concentrazione nell'assorbente, quindi viene maggiormente assorbita. La degradazione di queste sostanze, ossia fatto 100 è la concentrazione iniziale, dopo quanto tempo diminuisce e si degradano le sostanze contaminanti? Si parte da un concetto teorico. Il concetto teorico è quello del decadimento delle sostanze radioattive, che viene applicato anche a tutte le sostanze contaminanti, le sostanze pericolose. Ossia, il decadimento di una sostanza radioattiva nel tempo, qui viene espresso in anni, perché le sostanze radioattive si degradano con anni, centinaia di anni, la misura che ci interessa andare a studiare è il tempo di mezza vita, cosiddetto la concentrazione alla metà della concentrazione iniziale, ossia fatto 100, quanto tempo impiega quella sostanza a degradarsi e a ridursi del 50%. Questo è un parametro, il KDeg, è una cinetica di degradazione, che ci dà l'idea della velocità di degradazione di queste sostanze. Bene, siamo andati a misurare su quegli stessi campioni al centro dell'Adriatico, con diverse caratteristiche di granulometria, anche la reazione di degradazione. E abbiamo visto che mettendo in laboratorio questi sedimenti in concentrazione di temperatura diversa, ossia di 4 gradi o temperatura ambiente, alla luce, ossia
sono sopra questo tavolo o al buio dentro una cella frigorifera. Quindi abbiamo messo il campione dentro un frigorifero a 4 gradi al buio, un campione sopra il bancone del laboratorio e la luce e la temperatura ambiente. La degradazione ovviamente è diversa, quindi laddove bassa temperatura, assenza di luce, la degradazione è molto più lenta, quindi l'attività batterica è più lenta, l'attività della luce solare non c'è sulla degradazione fotochimica e quant'altro. E quindi abbiamo determinato queste cinetiche di degradazione. Questo è il paper che riporta tutte queste informazioni. Quindi, se qui è riportato il tempo di medita, cioè il tempo per raggiungere la metà della concentrazione di età iniziale in giorni, abbiamo visto che nel campione al buio, quello scuro, e a 4 gradi, è molto più lenta la degradazione. Qui sotto abbiamo l'esempio che vi ho fatto all'iniziale di partenza, dove abbiamo raggruppato gli idrocarburi policiclici aromatici, qui sono scritti in italiano, in base al numero di anelli, 2 o 3 anelli, basso pressione molecolare, 4 anelli, alto, medio pressione molecolare, 5 o 6 anelli, alto pressione molecolare, il comportamento è diverso, ma tendenzialmente si comporta nella stessa maniera rispetto alle condizioni ambientali. Allora, faccio una domanda, due domande. Una, secondo tutto quello che abbiamo detto, mettiamo gli idrocarburi policiclici aromatici, perché sono i più diffusi, i più facili da, non sono i più facili da studiare, ma che sono i più facili da individuare, da trovare. Ne troviamo più sulla costa italiana o sulla costa croata? Ne troviamo più vicino a costa o più al largo? Qual è la sensazione che avete di rispondere a questa domanda rispetto a quello che abbiamo visto adesso? Sono più sulla costa croata o sulla costa italiana, secondo voi? Per quale motivo? Ok, per quale motivo li troviamo più sulla costa occidentale, nello specifico, rispetto alla costa orientale? Ossia, quindi due motivi. Uno, c'è più acqua dolce. Uno, nell'acqua dolce c'è più sospeso, argilla. Due, in questa argilla c'è più trattenuta per la questione di assorbimento di queste sostanze contaminanti. E l'altro è la circolazione, mi ha detto, ossia anticiclonica, antioraria. E quindi tutta l'acqua tende a essere spostata verso il versante orientale, cioè verso l'Italia, e da qui a rifluire verso il sud. L'altra domanda è, sotto costa o a largo? Non ho capito, due domande, due risposte diverse o la stessa risposta? Due risposte diverse. Ok, qualcuno è sotto costa, qualcuno a largo. Allora, aiuto. Questa è la mappa della distribuzione del sedimento. È la parte del Po, no? Questo è tutto il delta del Po, e ascende fino al Socio Senatico, non so dove. Il giallo rappresenta la sabbia, quindi la maggiore intensità di sabbia è sotto costa, perché la sabbia è la particella più grossa e più pesante, si deposita prima. L'argilla è molto fina e leggera, si deposita più a largo, quindi la sabbia è più qui e l'argilla è più qua. Quindi rispetto a quello che abbiamo detto, avete detto due risposte contrastanti, in realtà sono valide tutte e due. Perché sotto costa c'è sabbia, ma comunque sia c'è l'input maggiore, quindi c'è una certa concentrazione. A largo viene trasportata più efficientemente l'argilla, cioè quello che lo trattiene. Quindi se ne viene trasportata forse di meno in concentrazione assoluta, ma è quella che è più trattenuta. E quindi si degrada di meno, come vi ho fatto vedere prima. Quindi anche se qua l'input è questa zona qua a largo, è più lontana dall'input principale, è quella che però una volta che ci arriva viene più trattenuta, cioè rimane lì, difficilmente viene degradata. Quindi ha una cinetica di degradazione più lenta, perché le argille, che poi non so solo le argille, c'è cioè sostanza organica, che diventa appunto tanto argille, cioè è più, molto più complicato, però per farla semplice, perché l'argilla si capisce subito, è quella marrone, quello che vi ho fatto vedere, eccetera. Quindi è vero sì, che ce n'è molto a lungo costa, perché lì è l'input fresco che ne arriva tanto. È vero sì che ce n'è a largo, perché a largo c'è quel sedimento che la trattiene di più, la ingloba di più, per più tempo a lungo. Quindi, in conclusione, rispetto a questo topic, che è il terzo di cui abbiamo parlato, la velocità di degradazione dipende da una serie di fattori. L'abbiamo visto sempre dalla temperatura e dalla luce,
la granulometria, più è fine la particella della granulometria del sedimento, maggiore la capacità di essere assorbito, quindi se quello contaminante dal sedimento, e la salinità, passando da acqua dolce, 0 di salinità, acqua salata 35, aumenta la capacità di essere assorbito perché diminuisce la solubilità di quel contaminante, perché ci troviamo in una condizione di maggior soluti, tanto per dire sodio e cloro, no? Acqua salata, e quindi diminuisce la capacità di essere solubile del contaminante. Se è meno solubile e meno degradabile, viene più trattenuto l'argilla. Questi sono i tre concetti fondamentali per riassumere in sintesi questa cosa. Mi è venuto in mente qualcos'altro a chiedermi? Quindi abbiamo chiuso questi tre, in qualsiasi modo interrompetemi pure, non c'è problema. Quindi abbiamo chiuso questi tre primi tre topics, no? No, ho finito. Quindi abbiamo visto la descrizione oceanografica dell'Adriatico in tutti gli aspetti, abbiamo visto il trasporto dei nutrienti dall'acqua dolce fino in mare, come si distribuisce, abbiamo visto l'altrettanto trasporto di un tipo di contaminante come gli idrocarburi policiclici aromatici, le sorgenti e dove vanno a finire. Adesso vi faccio vedere altri contaminanti, i pesticides. I pesticidi sono qui prevalentemente utilizzati in agricoltura ma anche nell'industria. Vi parlerò degli organoclorurati. Gli organoclorurati sono dei composti altamente tossici. Voi siete giovani, non lo conoscete, ma qualcuno forse lo sa, il DDT. Il DDT è stato abolito intorno agli anni 80, anzi prima, agli anni 70, perché è altamente tossico. Perché è altamente tossico? Perché si accumula nella parte lipidica, e quindi lo tratteniamo nel nostro corpo, in tutti gli animali, insomma, noi come negli animali, e lì si accumula fino a raggiungere dosi che diventa letale per la nostra salute. Allora, il DDT non c'è più, però altre molecole di questa famiglia degli organoclorurati, vedi l'indano, lo abbiamo continuato ad usare fino agli anni 90. Probabilmente in alcuni paesi ancora, no, senza probabilmente, in alcuni paesi ancora si usa anche il DDT. Il DDT, pensate che tuttora viene distribuito ancora con gli aerei, in alcune piantagioni, vedi? E di canale al zucchero, non dico altro. Gli organoclorurati sono semplici, anche qui carbonio, idrogeno e cloro. Nello specifico, esacloro, ciclesano e lindano. Questo l'ho già detto, quindi sono stati tolti, eccetera. Questa qui è una pompetta a pistone, io da piccolo ci giocavo perché c'era nelle nostre case questa cosa qui, per distribuire questo insetticida per ammazzare le formiche o le zanzare, ma questo con le formiche in casa si usava, e nei granai si usa per disinfettare i granai e quant'altro. Io dov'è che l'ho trovata questa molecola? L'ho trovata in Albania. Questa è la città di Durazzo, arrivando in nave, al porto di Durazzo, noi abbiamo questa bellissima città che ogni volta che andavo vedevo un grattacielo, una gru nuova che stavano costruendo. L'Albania è un paese in forte espansione industriale, economica, commerciale. Io vi parlo questo degli anni 2012-2013, in quegli anni là. Bene, avevamo dei progetti di cooperazione con l'Albania, poi a un certo punto col Ministero degli Esteri abbiamo fatto questo progetto. Ossia, in questo punto qui, questo è Durazzo, cioè è Durazzo, la seconda città più popolosa dell'Albania, dopo Tirana. Tutta questa zona qui, come la vedete qua ingrandita, è un'area bonificata, ossia è sotto il livello del mare, ma grazie a un'idrovora che si trova in questo punto, viene mantenuta emersa e tutta l'acqua eccedente viene buttata in mare. In questo punto qui c'era questa fabbrica che adesso è così, cioè è rimasta soltanto uno scheletro. C'è una fabbrica dove l'unica in Europa produceva il lindano. Con gli eventi degli anni 90 interna in Albania è stata abbandonata, ma io facendo il sopralluogo intorno agli anni 2000-2010
mi sono accorto che io avendo studiato nei primi anni della mia carriera i pesticidi nelle acque dolci, si sente subito l'odore di questi pensattivi che sono questi. Quindi nel punto dell'idrogona, dove l'acqua viene pompata da terra in mare per tenere la terra immersa, si presenta una situazione del genere, ossia dove c'è tanti pensativi, cioè saponi, che sono sostanze usate per far sì che la molecola di insetticida venga legato e facilmente aggredisca le foglie o le superfici dove poi là devono essere uccisi gli insetti. Allora, quello che mi si è presentato è questo, cioè una zona pescosa, cioè con le barchine, le bilance da pescare, una zona dove c'è un allevamento di animale a pascolo, bravo. Quindi quello che ho fatto qua è andare subito a campionare, qui c'è la fabbrica, qui tutto il sistema di drenaggio delle acque dolci che confluivano sul canale principale qui, dove qui c'è quell'idrogono che vi ho fatto vedere, siamo andati a campionare in questi punti rossi, ossia abbiamo campionato sedimento per vedere se quella, se trovavamo l'interno, se trovavamo questo contaminante. Lo abbiamo trovato in concentrazione anche non del tutto trascurabile, 40-80 ppb, nanogrammi su grammo. A quel punto il dubbio era: lo ritroviamo nei pesci che andiamo a mangiare? Siamo andati a pescare, siamo partiti da Ancona con la nostra attrezzatura, abbiamo pescato pesci e abbiamo fatto l'analisi sul pesce, sul fegato e sul filetto. E abbiamo trovato su questi pesci, li abbiamo trovati contaminati dall'indano. Poi in realtà siamo andati a campionare i pesci anche qui a nord dalle nostre parti, e siccome che ancora in agricoltura i residui si trovano, abbiamo trovato le medesime concentrazioni qui a nord dell'Adriatico che giù in questa zona contaminata. Ma cosa abbiamo fatto oltre a campionare i pesci? Siamo andati a campionare con le nostre navi che ho visto prima dalla porta, lungo tutta la costa albanese e montenegrina fino alle bocche del Cattaro, bellissime, non so, altri voi, e anche sulla batimetria dei 100 metri, per vedere se quella bocca di idrogora che buttava fuori Franco con tutta quella schiuma andasse anche, oltre che galleggiare, in profondità. E l'abbiamo provato. L'abbiamo trovato in profondità. E qui mi sapete dire perché l'abbiamo trovato. Allora, Porto Romano, il punto, questo punto qui è Porto Romano, perché lì c'era veramente un Porto Romano dell'Albania, che gestiva tutto, i romani gestivano tutta la parte balcanica, da lì verso est. C'era un Porto Romano, si chiama tuttora questa zona Porto Romano, anche se del porto è rimasto soltanto un pezzettino qui, e siamo andati a campionare su questi punti, quindi siamo a Porto Romano e qui. Vi faccio domanda, perché siamo andati a campionare in questa zona, fino in Montenegro? Perché l'acqua gira. Perché l'acqua? Gira così. Certo. Rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, questa è la stessa immagine satellite che abbiamo già visto, Porto Romano è qui, ok? Noi abbiamo campionato da qui fino a qui, perché appunto la corrente va verso nord e non aveva senso sprecare energie, giorni in navi, forse andare a pescare, a campionare il sedimento sotto, a sud. Quindi la conoscenza delle basi, di dove vogliamo operare e sviluppare la ricerca, è fondamentale per andare mirati sull'obiettivo che è lo scopo della ricerca, che dobbiamo andare a fare. Non possiamo andare a tentoni, come si dice alla cieca. Dobbiamo andare con un progetto che ci sappia dire che quello che è la nostra, quesito, la nostra cosa che vogliamo scoprire o conoscere, lì ci abbiamo più probabilità di trovarla. Quindi noi siamo andati a campionare lungo costa perché ci interessava, le correnti lì tendenzialmente vanno a nord, ma si muovono con dei gyre, una serie di vortici, sempre rivolti verso nord. E quindi, siccome qua la costa non è come la costa italiana, è molto frastagliata, l'abbiamo seguita tutta la costa. Questo poi è il fiume Buna, questo qua, Buna-Odrini, che sono i fiumi più, il fiume in assoluto più grande a est, diciamo, dell'Adriatico, circa
la somma di tutti i fiumi albanesi è di circa 700 metri cubi al secondo, la portata, contro il solo Po che 1500. Comunque è enorme quella portata là. Quindi siamo andati a campionare tutto a nord. Quindi siamo andati a campionare fino a battimenti di 100 metri, perché ipotizzavamo che comunque, essendo lì una profondità molto ripida, fosse arrivato facilmente anche in profondità. E l'abbiamo trovato nei sedimenti. Nei pesci l'abbiamo trovato sia nel fegato, poche tracce nel filetto, nel muscolo. È riportato su questo articolo tutto il dettaglio dello studio. Adesso vediamo l'ultimo punto. Il destino e l'accumulo di questi contaminanti. Quindi adesso abbiamo visto tutto l'aspetto ambientale, tutto l'environment della circolazione, della degradazione, del contaminante. Adesso andiamo a vedere dove... Questi pesticidi si assorbono e si accumulano come hanno fatto i idrocarburi, cioè si trovano alla famiglia. Sì. Sono tipo solubili. Io tendenzialmente sono andato a studiare, però non so, ti faccio una risposta tra un paio di slide. E sono andato a studiare quelli più pericolosi, quelli che più si attaccano al nostro corpo. Al nostro corpo inteso anche i pesci o gli organismi, insomma. Cioè quelli che si attaccano di più alla parte lipidica, la grasso. Allora, il DDT, una parentesi rispetto a quello che ci sta dicendo lei, come ci si è accorti negli anni 60-65, 1960-65 per voi preistoria, che il DDT nuoceva alla salute degli uomini. Allora, gli americani, hamburger e quant'altro, per non parlare male, la dieta mediterranea è stata anche molto meglio, comunque hamburger e quant'altro per non mangiare male, sono di stazza molto più robusti di noi. Okay? In quegli anni là, che succedeva? Che era partita anche la moda delle diete, soprattutto per le donne. Okay? Quindi donne robuste che in poco tempo perdevano peso, secche, morivano. Perché l'accumulo che c'aveva in quella parte grassa ritornava in circolo e diventavano dosi trascurabili su 100 kg di persona come me, ma non più trascurabili nel momento in cui quel grasso è andato in circolo e le dosi di quel DDT sono diventate in qualche modo tossiche. Da lì si è iniziata tutta la scienza che è andata a studiare la pericolosità dei pesticidi. Partita da, diciamo, da questa indagine epidemiologica, non so di preciso, però è questo fatto che le donne in dieta morivano. Parliamo di diete magari impegnative. Adesso non conosco il dettaglio medico io. Io conosco questo aneddoto perché mi è stato raccontato in questo modo quando ero studente negli anni 90 e studiavo queste cose, anzi negli anni 85-87, studiavo i pesticidi. E i miei professori mi raccontavano che negli anni 60 questo è iniziato tutto. Priviamo, studiamo queste cose. Quindi rispondendo a Valentina, la parte grassa per me è più interessante perché è quella più direttamente che ci interessa. Quindi queste sostanze chimiche, quelle che ho studiato di più, perché c'è una risposta più diretta, più immediata. Allora, rispetto a questo l'indanno, e adesso vengo alla risposta tua, Valentina, che mi sei distratta. Valentina, sei distratta. Segui questo. In questo studio abbiamo studiato due gruppi di contaminanti, gli organoclorurati, l'indano, DDT, dai carbammati, perché banditi dal commercio nei paesi occidentali, europei, nordamericani, gli organo clorurati, in qualche modo bisognava comunque sopperire al controllo di certi insetti. Sono stati usati i carbammati. Ma perché sono stati usati i carbammati? Perché non sono liposolubili, ma sono idrosolubili. Ok? Allora io che ho fatto? Che abbiamo fatto nel nostro gruppo? Siamo andati sugli stessi pesci qui in Adriatico, nello specifico abbiamo studiato a Solica, va? Siamo andati a misurare l'indano e i carbammati e ci siamo accorti che i carbammati non li abbiamo trovati, benché nel sedimento c'erano.
Allora, un'altra parentesi, la soglia perché abbiamo soltanto che è quella più immediatamente è più a contatto col fuoco, quindi quella che ha subito una diretta, no, percezione di quello che è l'ambiente dove sta andando. Bene, i carri armati nelle sogliole le abbiamo trovate in tracce solo nel fegato, nel muscolo niente, mentre il danno sì. Okay? Quindi il fatto che sia un insetticida comunque pericoloso, l'accumulo è molto più basso attualmente. Quindi la parte, aver studiato quei contaminanti che hanno più la parte lipofilica è perché hanno più riscontro diretto su quello che ci interessa, cioè sulla nostra salute. E quindi parlando di pesci o comunque di organismi marini, nella catena trofica ci interessava alla stessa maniera. Allora, guardate che il dato è questo. Mentre gli indani un qualcosa come 7 ppb e il carbalin mille volte di meno. Okay? Le concentrazioni che abbiamo misurato all'interno di questi organismi. Adesso qui abbiamo studiato la sogliola sempre, per lo stesso motivo, un animale che vive prevalentemente sul fondo, quindi più solleva fango, solleva polvere, quindi più direttamente lo respira. Siamo andati a studiarlo, ovviamente in queste zone, quindi in fronte al Po, come avete visto prima le mappe di sedimentologia, alla bocca delle lagune di Venezia e un pochino più all'alto. Abbiamo studiato la sogliola misurando sia nel muscolo, sia nel fegato che nelle branchie. Di cosa ci siamo accorti? Che la branchia, sia per il tessuto spugnoso che di cui è fatta, sempre perché è direttamente il primo filtro rispetto all'acqua che passa, è quella che c'è la concentrazione più alta di contaminanti, nello specifico sempre idrocarburi. Poi nel fegato, perché nel fegato filtra e circola, e nel muscolo, meglio di tutti. Okay? Quindi questo è, diciamo, il gradiente di assorbimento dei contaminanti. L'impatto immediato, dove viene messo in circolo, e poi solo che poi quello che ci interessa perché è quello che mangiamo. Quello che è il suggerimento che do io, che adesso lo faccio vedere, ma non ricordo, è sempre che del merluzzo, in alcune parti dell'Adriatico del Mediterraneo, esempio in Istria, so per certo, non so se te lo sa, si mangia il frutto di fegato di merluzzo, come noi mangiamo il frutto del fegato di agnello, siamo abituati a vedere la nostra tradizione. Beh, sinceramente devo dire che non esagerare nel mangiare i fegati degli animali in questo momento tanto quanto quello dei pesci, perché comunque sì, non è che se ne mangiano ogni tanto, succede, ma non è che non sia un'abitudine, perché là dove ci sono delle tradizioni possono essere delle abitudini che in qualche modo oggi possono anche essere importanti, però lo rivedremo nelle conclusioni. Quindi siamo andati a studiare perché in questi punti, e ve lo dico qui, perché la pianura padana è l'area più abitata e più industrializzata e più agricola di tutta Europa, come intensità metro quadro. Quindi l'area più impattata rispetto a quello che vi ho fatto vedere. Pensiamo solo agli idrocarburi perché sono quelli più facili da, su cui vi voglio far ragionare. Quindi siamo andati a studiarli alle bocche del Po, alle bocche della Laguna di Venezia e al lago, e questi sono lo studio è qui riportato sulle concentrazioni. Quindi abbiamo fatto lo studio nelle diverse matrici di tessuto. Quest'altro studio qua, sempre sulla triglia, quella da fango, sempre quella che con i baffetti, perdonate, non sono un biologo, quindi gli animali non li conosco così bene. Comunque questo lo riconosco perché c'è baffetti, la triglia da fango, questo va sul fondo. Okay? Su questo studio qui abbiamo campionato trigli per 2 anni, mesi dopo ogni mese. Abbiamo campionato il pescato, cioè quello che le barche che avevamo preso come campione ad Ancona ci portavano dal pescato, tutti i mesi per 2 anni di fila. Cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato la differenza dell'accumulo, la concentrazione di accumulo sempre di idrocarburi nelle varie parti, branchia, fegato e muscolo, dividendo, qui vedete
basso più sono molecolare, nov, medio e ali, e alto più sono molecolare, rispetto al sesso dell'animale. Poi abbiamo suddiviso una serie di parametri, la dimensione del corpo, il contenuto di grassi, l'età, la fase riproduttiva, se era in riproduzione o no, e la stagionalità. I tasselli rossi indicano dove abbiamo trovato corrispondenza. La corrispondenza maggiore l'abbiamo trovata sulla stagionalità e anche sulla la fase riproduttiva. La fase riproduttiva perché? Soprattutto sulle femmine, vedete che c'è la massima coincidenza sulle femmine, perché nelle fasi riproduttive assorbono più grasso, ci sono più grasse, che poi lo liberano, il grasso quando lo liberano le uova, e quindi in quel momento, avendo più grasso, rispetto al peso hanno una maggiore concentrazione di contaminanti. L'altra è la stagionalità. Abbiamo trovato la maggiore corrispondenza, e poi vedete sempre sui pesi maggiori, sui pesi minori non abbiamo trovato nessuna corrispondenza, sugli idrocarburi più piccoli, 2-3 anelli. Rispetto alla stagionalità, cioè abbiamo visto che d'inverno l'accumulo nei tessuti è più alto che nella stagione estiva, o può essere da tanti motivi, però rispetto a tutto quello che vi ho fatto vedere, noi l'abbiamo attribuito fondamentalmente a due questioni. Uno, perché d'inverno arriva più torbido, solito discorso, argilla più carica di concentrazione sul fondo, ma così scopri più. Per forza di cose ne filtrano di più tramite la branchia e scoprendo. Due, questo poi lo dico con un po' di parentesi, non da biologo, comunque se nel periodo freddo sono un po' più ricche di grasso. E di lì abbiamo qualche incertezza, l'abbiamo ipotizzata questa cosa, non eravamo proprio convinti, però sulla stagionalità siamo stati abbastanza convinti. Quindi nei periodi gennaio, febbraio e marzo le concentrazioni accumulate nei tessuti, via perché arriva più input da costa, via perché vivono sul fondo e quindi lo risospendono e se lo filtrano tramite le branche, le concentrazioni abbiamo trovate significativamente più alte. Può essere anche che se dovesse temperature più basse si degradano anche meno. Può essere che le temperature più basse potrebbero aumentare il tessuto lipidico. Si degrada di meno, questo è vero, però nel momento in cui sono dentro il sedimento, può essere all'interno del corpo, non te lo so dire se è vero questa cosa. Però ce n'è molto di più. Ce n'è molto di più, quindi ne assorbono di più. Può essere anche per questa osservazione che non è da scartare. Però capito, per certe cose riusciamo a dare una risposta diretta, tra altre si va a dare delle interpretazioni che possono essere praticamente criticabili, ma fino a che non sono smentite sono sempre valide. La ricerca vale questo, finché non me la smentisci l'ipotesi la tengo valida. Però diciamo, quella che più ci è sembrata palese è questa rispondenza della stagione, che può essere anche uno degli aspetti che ha detto lei giustamente, che nel periodo invernale queste più basse temperature si gradano meno, qualcosa in concentrazione può essere più elevato. Però quel fiume marrone che trasporta tutto quel fango è evidentissimo, come adesso, vi visto male come oggi, cioè non l'ho visto ieri, ma oggi è palesemente marrone. Allora, adesso passiamo a un altro contaminante, il mercurio, quindi questo non è più tanto liposolubile, ma si accumula tanto perché in Mediterraneo abbiamo tanto. Il Mediterraneo è presente di natura, mercurio, a prescindere che ci possono essere nelle fasi industriali, nei centri industriali, delle maggiori concentrazioni, però di per sé ce l'abbiamo presente. L'abbiamo studiato per vedere la concentrazione che ce n'era, sia rispetto anche qui alle varie fasi riproduttive, all'età, una serie di parametri, e anche questo alla stessa maniera l'abbiamo trovato, però dobbiamo dire che nel muscolo la concentrazione comunque sia non era alta e non era sicuramente al di sotto delle soglie raccomandate, però l'abbiamo trovato nel muscolo anche, cioè nella parte edibile. Quest'altro studio ha voluto
mettere insieme i due parametri, è una regola innanzitutto, che ha fatto un vostro collega del 35esimo, che adesso discuterà a giugno. L'abbiamo dovuto fare sia sul mercurio, sia sui idrocarburi, in tutto il Mediterraneo. Ne ha fatto un database pubblico su Pangea, dove andiamo a scaricare, ha raccolto tutti i dati della letteratura, li ha messi sul database, e adesso cliccando sul database si possono tirare giù tutti i dati, che, a misura, che sono stati misurati in diverse specie di pesce, sulla carne, e in diverse, in tutto il Mediterraneo, sia sulla costa africana che sulla costa europea. Bene, quello che ci interessava qui, siccome che poi domani avete una lezione con la professoressa Luisa Di Renata, che vi parlerà di epidemiologia e di genetica, anche poi il pomeriggio, questo studio l'ho fatto con lei, per vedere se questi due contaminanti, mercurio e idrocarburi, possono avere sull'effetto della metilazione del DNA qualche importanza. Quindi abbiamo fatto questa regola per vedere l'entità della contaminazione sui pesci in Mediterraneo. Adesso è in corso una serie di studi sul campione umano. Il vostro collega Andrea De Giovanni ha tamponato un X numero di persone, cioè nel senso che il tampone salivale. Pensate alla fatica che ha avuto nel 2020-2021, non è riuscito a farlo questo lavoro, per cui ci siamo messi a fare queste review per capire, e adesso sto analizzando, finendo di analizzare i tamponi per vedere se in un pacchetto umano di famiglie che vivono lungo costa e quindi che solitamente hanno mangiato o mangiano pesce rispetto a famiglie dell'entroterra, con tutto uno studio epigenetica, e vedere se ci sono delle in qualche modo riscontri su questa contaminazione dove è stato ritrovato nel pesce concentrazione del filetto, quindi nella parte debile di queste due sostanze, e il riscontro sulla modifica del nostro DNA e tracce che ne possono essere. È tuttora in corso, lui lo sta portando avanti e lo sta concludendo, ma è stata una fatica enorme. Ma soprattutto questo review, di cui anche molti di voi ho sempre consigliato, all'inizio degli studi è sempre bene avere un database o comunque sia una serie di dati sulla quale possa essere per voi una base di studio importante. Per lo stesso motivo che vi ho fatto vedere tutta la mia ricerca, cioè io vado a ricercare qualcosa che so già dove andare a cercare, perché conosco o ho conosciuto le cause che hanno portato a quello che è il mio scopo della ricerca. L'ultimo mi sembra, con altri colleghi qui dell'Università di Bologna e i precedenti vostri colleghi, aveva studiato Ebranosfilia, questo corallo di cui Stefano Goffero è un grande esperto, perché è un animale bellissimo, un animaletto, che ne abbiamo studiato due specie diverse. Questa che vedete è la Ebranosfilia europea, che vive in un ambiente luminoso, luce, e vive in simbiosi con microalga, la zooxantella. Quindi la zooxantella vive all'interno della cellula animale e l'animale poi costruisce la parte corallina, cioè il carmoto di calcio, che costituisce lo scheletro del corallo. Cosa abbiamo fatto? Secondo voi? Cosa abbiamo fatto su questo corallo? Che cosa mi viene in mente potremmo aver fatto rispetto al progresso che vi ho fatto vedere? Siamo andati a misurare i idrocarburi nella zooxantella, nel corallo e nello scheletro, cioè il carbonato di calcio. L'abbiamo trovato in tutte e tre le strutture. Abbiamo trovato idrocarburi nel vegetale estratto dall'interno della cellula, estraendo anche Mariana e anche Teresa in questo momento, e abbiamo visto che la concentrazione più alta è rispetto alla mammofilia nel vegetale, poi di meno nell'animale e di meno nel corallo.
La curiosità dove è stata? Andare a cercare la stessa cosa in un corallo non zooxantellato, cioè che non vive in simbiosi, quindi vive al buio. Quindi nello stesso ambiente abbiamo preso la leptosamnia, la quale vive al buio, quindi non c'ha la simbiosi, non vive in simbiosi con la microalga, e quindi c'è uno step di meno nel susseguirsi dell'accumulo di questi idrocarburi. Cosa è venuto fuori? Che nello scheletro della leptosamnia abbiamo una concentrazione di 3-4 ordini più grande rispetto a quella della balanofilia, dello scheletro di balanofilia. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente l'accumulo che avviene in balanofilia rispetto a quello che avviene in leptosamnia è filtrato. Infatti le molecole di idrocarburi da 2 a 6 anelli sono diverse dei due animali di quella accumulata nel corallo, viene filtrato dal vegetale. Il vegetale, le molecole grosse, 4, 5, 6 anelli, non le assorbe, e l'animale invece, la leptosamnia, che assorbe, ma non passando dal vegetale, assorbe anche quelle molecole più grandi. E quindi la composizione degli idrocarburi che abbiamo trovato come nel corallo alla fine è diversa, ma soprattutto quello che è diverso è la concentrazione, è normalmente più grossa. Quindi in questo caso il corallo funge da recorder, cioè da accumulatore di questi contaminanti. Nel momento in cui il corallo muore, la parte carbonatica col tempo sempre a degradare, questi idrocarburi tornano liberi. In questo caso, chi è che accumula il contaminante di idrocarburo? Come? Beh? Non ho capito. No, sì, però nel corallo carbonato di calcio, chi è che lo accumula il carbonato di calcio? Cioè, una volta morto il corallo, dove stanno le sostanze? Stanno probabilmente, quasi sicuramente, anzi, nella parte organica che è incorporata all'interno del carbonato di calcio, che è morta, che però ha prima assorbito il contaminante, con la crescita del corallo rimane incambiata dentro, che abbiamo misurata, e quello che noi misuriamo di concentrazione nel corallo in realtà è quello che è la concentrazione nel tessuto incorporato nella parte coralligena. Quindi per completare il cerchio, no? Qual è? Non so se su questo c'è qualche curiosità ancora. Sì, sì, ho una curiosità per che riguarda gli studi condotti sull'essere umano, sì, nelle zone della prima pandemia. Mi chiedevo se oltre a valutare soltanto l'ingresso di questi contaminanti tramite il cibo, se si è stata in considerazione la possibilità della parte che magari può avere un contributo dalle altre falda. Perché ad esempio le regioni di Ferrara e Ravenna sono dei grossi problemi ambientali per il prodotto di vinile. Allora, guarda, è stata fatta un'indagine, il questionario che è stato dato a ciascuna persona che è stata tamponata, che non è passata per terra, è simpatico, è stato preso, diciamo, il tampone salivare. È stata fatta tutta una serie di domande che hanno riguardato prevalentemente l'alimentazione e il lavoro. Cioè lui, la persona tamponata, e due generazioni al dietro, cioè nonni e bisnonni, lui cosa mangiava e che lavoro faceva, e la generazione sua che nella famiglia, se no, famiglia di agricoltori, di lavoravano in industria o se lavoravano in mare, famiglie di pescatori. Sono state scelte una popolazione campione rappresentativa di quelli che erano affini al mare, quindi a famiglie di pescatori, e una popolazione di campioni tipo me, che io vivo nell'entroterra, poi non sto tra quei tamponati, perché non ero nella categoria di età, che andavano bene, e di quelli che vivono lontano dal mare, quindi che tradizionalmente non mangiano pesce. Perché veniva chiesta nel questionario la frequenza, quali pesci mangiavi, come venivano cotti, rispondendo alla tua domanda, se
fritti, in padella, liscio, lissato, cioè il tipo di cottura che incide sulla degradazione di queste molecole, e la frequenza, quante volte alla settimana. Quindi è un questionario molto, abbastanza, quindi fa parte, diciamo, di quella categoria dell'epidemiologia che rispetta certi rigori, certi canoni, di cui io ho seguito con l'aspetto lì, ma non solo con l'aspetto di contaminazione del pescato. Quindi per dirvi com'è stata sfaccettata, diciamo, questa tesi di dottorato del nostro collega. Altre questioni? Altre si interessa? Prima dicevamo che le temperature più alte aiutano nella degradazione, sì, degli infami. Fondamentalmente quelle più lente che rallentano, quelle più lente che rallentano. Quelle, è vero quello che dice, però io quello che vado a osservare è che quelle lente rallentano la degradazione. Le temperature basse rallentano la degradazione, okay. Sì. Ma secondo te, non so, è la tassa stimabile, cioè l'aumento di temperatura dell'acqua futuro avrà, cioè inciderà di fatto? Ti dico di no. No, perché direttamente non è la temperatura, appunto, che facilita la degradazione. La temperatura ambiente, a prescindere, facilita la popolazione microbica che degrada. Ma la popolazione microbica non penso che sia così direttamente correlata alla temperatura, a sbalzi di qualche grado atmosferico. Ovviamente in cultura, ma in atmosfera, in ambiente, non penso che ci sia così. Questo poi non so, i microbiologi, Marco, se ne sa qualcosa di più o meno. Però tendenzialmente è il freddo che rallenta, più che il caldo che accelera. Questo è l'aspetto più... Perché rallentando lo tieni più lì, lo tieni fermo, lo accumuli. Vado alle conclusioni, che dite? Allora, i contaminanti, cioè la conclusione di questa lezione, che i fiumi, secondo quello che è la mia esperienza di ricerca, la mia cultura da ricercatore di oltre 30 anni, che ho studiato, come ho detto all'inizio, acque di falda, acque superficiali, adesso studio acque di mare, è che i fiumi sono quel nastro trasportatore, cioè quel veicolo, quel vettore che più trasporta i contaminanti in mare. Che l'accumulo viene fatto in tutti i tessuti dell'animale, a iniziare da quelli più a contatto con l'esterno, dove accumulo ancora di più, sia per la fisiologia dell'organo, cioè della branchia, sia perché sono i primi a essere impattati. Quindi rispetto al fegato, rispetto al filetto. Quello che a noi ci interessa in realtà è il filetto. La branchia sicuramente sfido chiunque, no? Fegato, vedo che si può mangiare, però è il filetto quello che ci interessa di più, perché è quello che mangiamo regolarmente. L'abbiamo trovato sia negli organismi che nei sedimenti e anche nei coralli, quindi dappertutto, contaminanti. Vi ho fatto esempio di alcuni contaminanti, ma sono validi perché sono quelli più impattanti. Un pericolo diretto, vi devo dire, che non c'è, perché nelle carni di filetto che mangiamo non ci sono dosi. Io da chimico devo dire che trovo tracce. Tracce significa che riesco a leggere col mio strumento di misura. Non è che sono dosi o quantità impattanti. Dov'è il problema? Che a ingerire tanti contaminanti in una lunga vita, poi una lunga vita che ci dicono che si allunga la nostra vita, nei tessuti si può accumulare. L'altra cosa che vi dico, che non è solo il pesce di questa regola mare, o gli organismi di regola mare, frutta, verdura, animale, cioè, è un concetto diffuso, no? Di contaminazione. Noi studiamo il mare e abbiamo fatto vedere il mare. Okay? Un'altra domanda, chi è questo? Scorpo. E che fa? Adesso non lo so, se me lo sapete dire, io non lo so sicuro, io so solo che è uno scorpo. Che fa lui, secondo voi? Questa era una foto di un mio amico, di un mio collega, l'ho usata, ma è bellissima questa foto, no? Penso che mi possiate dire. Ma guarda, fino a Mo,
devo dire, fino a qualche giorno fa che preparavo la lezione, non ci avevo riflettuto neanche io. Però adesso vorrei fare voi. Che cosa vedete voi lì in quella foto? È lo scorpione poi? L'acquario? No, questo è il mare. Non dico che è mare, sono sicuro. È con un rope presa, non è con l'immersione. Ah, ma che fa? Il sasso. Dove è il sasso? Lui è il sasso. Il sasso. Una parola chiave l'ha detta. Fango. Seconda parola chiave è argilla. Cioè lui c'ha la sua tana che si è costruita dentro un vaso d'argilla. Un bellissimo vaso d'argilla. Quell'argilla che vi ho fatto vedere. Ipa o anche altro. Quindi finché è così dura e consolidata, sta lì. Ma questo quanto, vedete che bella tana che si è fatta, quanto polverone che si è mangiato. Quindi pensiamo a questo, no? Cioè pensiamo ai vettori di accumulo. Cioè, apposta vi dicevo prima la triglia, rispondendo anche all'inverno, che se ne accumuli più, cioè arriva molta più sospesa di fango argilloso nell'acqua come adesso, e quindi gli animali sono molto più impattati che su un mare limpio, no? L'estate. Veramente è una bellissima tana, io la uso, sono 10 anni che uso questa fotografia in varie occasioni. Sinceramente dico, guarda che bel passo che si è modellata questa cosa. Preparando questa lezione ho avuto questa riflessione. Sì, è un bellissimo vaso che però purtroppo è una tana che non è detto che sia la migliore salubre tana possibile oggi. Una volta curarsi, oggi forse no. E io così ho chiuso, ragazzi, pare che non c'è più niente. Ah, ecco, questo semplicemente per dirvi che quel fango lì, prima parlavo con te alla pranzo, e mi ha spiegato, che io non lo sapevo, perché io sapevo che era uno scorfano, che i scorfani stanno lontani da costa. Infatti quel fango lì è questo che vi ho fatto vedere qua, sta in mare aperto. È giusto, non sta in mare aperto questo scorfano. Io ho due curiosità. Anche tre. La prima è una domanda, più che altro, ma gli stessi studi di livelli contaminanti si potrebbero fare anche nei crescimenti nei fiumi? Nei fiumi? Certo. Esatto, ma secondo te? Nei fiumi vengono usate, viene usata la trota. Ok, e i livelli di contaminanti come sono? Io non te lo so dire, so perché non ho mai studiato quelli di crescimento in terraferma. Io in terraferma ho sempre studiato le acque, mai gli organismi. Ti devo dire che la trota non è un grasso. E un'altra cosa a proposito di questo, non voglio essere cattivo o meno, però la differenza di contenuto di grasso, che non penso sappiate, tra l'allevato e il selvatico è notevole. No? Che poi, se qualcuno conosce l'acquacultura, io no, però insomma. C'è una differenza sostanziale tra il selvatico e l'allevato. La seconda? E l'altra invece riguarda il fatto che ho trovato tutti questi contaminanti, eccetera, ma c'è mai stata una sorta di collaborazione anche con l'ESA, che è l'Istituto per la sicurezza alimentare, che raccoglie appunto dati, allora, eccetera, oppure. Da parte mia no, perché faccio un altro mestiere, tra loro, tramite esempio in Italia, gli zooprofilattici, quindi veterinari, monitorano costantemente i prodotti sul mercato e quindi le soglie di tolleranza per ciascun contaminante ci sono, non è vero, non ci sono per tutti i contaminanti, per i contaminanti che ad oggi sono classificati tossici, quindi i pesticidi, ci sono soglie di tolleranza, e vi ho detto appunto che di questi che sono pesticidi o idrocarburi, entrano in quelle categorie, ma i livelli sono tutti sotto. Però fanno misure di questo genere, cioè raccolgono informazioni dai vari stati che per legge ognuno misura nei prodotti ad uso alimentare. Quindi noi sul mercato vengono fatti, sui nostri mercati vengono fatti come nel resto delle parti del mondo, questi controlli sulla parte edibile, quindi sul filetto, non sul fegato, su qualche cosa come facciamo noi. Comunque sì, si fanno. Io non ho fatto quei confronti perché è un altro mestiere. Mi interessava
quello che vi ho detto, mi interessa il come vengono trasportati i contaminanti, dove vengono trasportati, dove si accumulano. Cioè, no? Dal punto di vista di ricerca, quello è il mio topic, il mio argomento. Di mestiere faccio questo, da 30 anni, in varie sfaccettature, in vari cose. Quello che mi interessava all'inizio era la parte nutriente, l'azoto e fosforo come inizio della catena del livello trofico. Poi dopo abbiamo iniziato insieme ai nutrienti a vedere il contaminante. Abbiamo iniziato prima, abbiamo finito prima. Quindi ho risposto alle esigenze di chi mi ha chiesto. Dove eravamo? Ah, ecco, Naomi, mi chiedevi di scorciare i tempi, di finire, no? Iniziare prima per finire prima. Beh, ero il capo di strada. Allora, ok, qui non so se c'è qualsiasi altra cosa adesso. Ho quello che io purtroppo ho fatto, ho parlato in italiano, ho cercato di mettere tutti i testi dove sono presenti tutti questi risultati di cui vi ho parlato, quindi chiedo scusa alla collega Marco, chiedo scusa a lei che ho parlato in italiano, al ragazzo della Cina ci ho già parlato, alla ragazza della Francia, altri chiedo scusa se ho parlato in italiano, però tutti i paper che ho mostrato, tutti i risultati di cui ho parlato sono i miei paper che ho mostrato. Quindi ho voluto parlare delle mie ricerche come modo di condividere con voi quelle che sono le vostre ricerche. Quindi vi saluto, domani mattina ci vediamo con Donata che vi parlerà di epigenetica e nel pomeriggio la Cariani che penso farà qualcosa di più genetico ancora, di più DNA, eccetera. Sono temi per me molto lontani, quindi vi ascolterò con interesse anch'io. Allora,